Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi continuiamo la seconda parte del nostro incontro, il nostro convegno di lavoro. Le cose di stamattina credo siano state di grandissimo interesse. Io veramente sono molto soddisfatto del contributo dato da tutti gli amici che abbiamo avuto e che hanno dato un quadro veramente completo delle tematiche. Insomma, è un quadro di riferimento. Oggi pomeriggio entreremo più nello specifico, ma già con la relazione di stamattina di Don Angelo, abbiamo già infilato la strada della concretezza, ma della tragedia, ma del dramma e della problematicità, ma dell'argomento che oggi non stiamo trattando. Io voglio fare dei ringraziamenti e non sono assolutamente formali ma sostanziali, sia ad Alessandro Sant'Agata che a Mirko Caratieri, ma con cui abbiamo lavorato in questi mesi per pensare, inventare l'occasione di oggi. Sono stati veramente dei collaboratori molto molto bravi, ma sfondo una porta aperta, li conosciamo, quindi ancora grazie. Ancora un ringraziamento voglio farlo ancora ai familiari di Don Pasquino, perché adesso entriamo nella storia di Don Pasquino. Abbiamo qui appunto l'intervento di Yara Meloni, perché le ultime cose che abbiamo sentito stamattina da Don Angelo mi consentono, non le avevamo concordate, ma di fare un collegamento estremamente chiaro, estremamente forte. Ci ha parlato della figura di Don Fornasini quando nella sua attività di aiuto, di sostegno, incontra anche un po' di freddezza, se non di ostilità, degli altri parroci. E ha parlato giustamente dei preti, dei sacerdoti giovani di quella generazione. Io credo che Don Pasquino sia in perfetta sintonia. Don Pasquino era un prete, era un prete giovane, ma non soltanto giovane, era un prete che aveva già visto il mondo, non è un modo di dire. C'era stato 7 anni in missione in Sud Sudan. In Sud Sudan aveva visto gli effetti già della guerra. Lui da italiano, il Sud Sudan è al confine con l'Etiopia e arrivano nel suo territorio i profughi etiopi cacciati da noi italiani con l'invasione dell'Etiopia. Quindi è un prete che quando viene mandato, appunto noi non scherziamo sempre, per chi crede dalla provvidenza, per chi non crede dal caso, della fortuna, prima a Canolo e poi a Tapignola, è un elemento che fa veramente la differenza. Ma la fa, e questo no, mi piace ricordarlo, non è un elemento isolato, non è un'eccezione. Fa parte di una storia, fa parte di una cultura, fa parte di una specie di corona, ma che in quel momento ancora o la provvidenza o la fortuna mettono sul nostro Appennino. Perché è vero che la via delle canoniche parte da San Pellegrino con Don Angelo Coconcelli, ma arriva su nell'Appennino dove c'è appunto Don Pasquino a Tapignola, ma c'è Don Venerio Fontana a Minozzo, c'è Don Battista Pigozzi, vorrei dire una cosa, anche dopo, a Cervarolo, c'è Don Mario Prandi a Fontanaluce, c'è Don Paolino Canovi a Gazzano, proprio una rete di sacerdoti, e qui senza distinzioni di età, ma di sacerdoti che avevano maturato questa loro sensibilità, non dico politica, perché non è del loro lavoro, ma di vicinanza, di assistenza, di vita, ma con le comunità, ma che erano state loro affidate. Quindi la montagna trova in quei momenti, penso dall'elenco Don Vasco Casotti, la Febbio. Quindi la montagna trova questa catena di protezione attraverso questi pastori, e questo c'è stato un elemento certamente forte,
non dimentichiamo Domenico Orlandini, appunto Carlo, Don Domenico Orlandini Carlo, addirittura era comandante di una formazione partigiana. Quindi Don Pasquino fa parte di questa storia, poi ma con la sua eccezionalità, con la sua individualità. Cioè, mi piace ricordare di Don Pasquino anche un'altra cosa che appunto prima non ci ho ringraziato noi familiari per la loro disponibilità ad averci donato le cose di Don Pasquino, che in parte sono in archivio, parte il suo cappotto, ma che aveva al momento della fucilazione, lo potete vedere nella canonica di San Pellegrino a Reggio Emilia, quella canonica dove lui all'ultimo incontro con Don Angelo Cocconcelli e con Giuseppe Dossetti. Ecco, in quella canonica lo abbiamo messo grazie a Don Giuseppe Dossetti, e qui consentitemi soltanto una piccola stilla polemica, perché a Reggio altri posti non li abbiamo trovati. Era il posto giusto, era bellissimo, è bellissimo, però una città medaglia d'oro della Resistenza magari qualche spazio avrebbe potuto darlo, ma cioè, le cose vanno in questo modo. E quindi, ce ne parlavamo anche prima, no, con gli amici, da quella tonaca che noi abbiamo fatto non restaurare, abbiamo fatto fare anche un esame balistico per capire, cioè in quel momento della fucilazione, perché avevamo il dubbio, ma li hanno fucilati alla schiena, alle spalle, come, perché i fori, e dalle analisi che abbiamo trovato, non avremo mai la certezza, questo è inevitabile, però quei fori sulla manica, cioè di Don Pasquino, che possono anche essere interpretati come un segno di benedizione, però il tecnico della balistica aveva dei dubbi, ma che invece erano dei dubbi non risolti se si ipotizza il fatto che fossero stati fucilati alla schiena e che nel momento della scarica Don Pasquino avesse steso il braccio sulla spalla del vicino. Ecco, allora tornerebbero anche gli esami balistici, e questa cosa mi piace molto, e io, come dire, voglio credere a questa versione, non che Don Pasquino no, ne abbiano bisogno per il cammino, no, ma che adesso è iniziato, però insomma è una cosa che, cioè, che ci fanno certamente piacere. Quindi chiudo questa introduzione, poi magari un qualche commento lo farò anche nel corso degli interventi del pomeriggio, che sono altrettanto secondo me interessanti e forti. Quindi adesso io lascio la parola a Yara. Prima devo comunicarvi della cortesia, cioè del nostro amico e oggi che interverrà appunto, no, cioè di Giuseppe Giovannelli, che ha messo a disposizione questi opuscoli, ma che appunto non ha fatto lui, non ha realizzato lui, fedeli al loro ministero, i sacerdoti reggiani vittime della guerra, che potete, no, prendere, perché è estremamente interessante. Allora, Yara, adesso ti lascio la parola. Osservavo che, come dire, c'è la presenza femminile, ce la garantisci, ti ringraziamo, ma non soltanto per la presenza, ma per la qualità. No, Yara è una collaboratrice, no, c'è da tempo, c'è di Storeco, della rete, c'è degli istituti. È attualmente docente di storia e filosofia nella scuola secondaria di secondo grado e collabora con il Museo della Resistenza Piacentina. C'è la sua tesi di dottorato intitolata Nella provincia selvaggia e giustizia, vendetta e memoria nel Triangolo Rosso, ha vinto la terza edizione del Premio Pavone, complimenti, ed è in corso la pubblicazione dello studio per i tipi di Viella, e mi diceva ma che uscirà probabilmente verso settembre, l'avremo. Quindi c'è un testo estremamente importante, ho avuto la fortuna, no, cioè, di leggerlo prima, è veramente una, non uso il termine pietra miliare, insomma, però è una bella svolta sulle tematiche, no, cioè, di cui ti stai occupando. Bene, io ti lascio la parola, prego. Grazie mille, mi sentite?
Allora, io oggi non vi parlo tanto di Don Pasquino, anche perché è un tema di cui si è già parlato e di cui secondo me molti di voi ne sanno più di me. Io entro un po' in punta di piedi, nel senso che io non sono di Reggio Emilia, quindi potete correggermi. Io mi sono accostata alla storia reggiana venendo da un'altra provincia, che è Piacenza, che ha caratteri molto diversi. Io oggi vi parlo di come viene costruita la memoria di Don Pasquino, in particolare nelle aule dove si celebrano i processi a quelli che sono i suoi carnefici, e neanche tutti. Per l'arresto, il processo, la condanna e poi la fucilazione di Don Pasquino vengono processate nel complesso 11 persone, che vengono processati in momenti diversi, che vanno dalla fine della guerra, dal 45 fino al 47, vengono comminate, pronunciate in primo grado anche 5 condanne a morte, quindi ha un panorama complesso. Io oggi ho scelto di concentrarmi invece su un processo particolare che vede alla sbarra due giovani di 15 anni, che sono Sergio Paderni e Gian Matteo Signori, e che secondo me è un processo emblematico, perché non solo cementa il momento che cementa definitivamente il mito di Don Pasquino, ma anche perché secondo me serve non solo a Reggio ma in tutta Italia a discutere dei temi che sono centrali per il dopoguerra. Piccola premessa: nel maggio del 1945 anche a Reggio Emilia, come in tutte le altre province dell'Italia, viene istituita una corte di assise straordinaria che è incaricata di processare gli imputati di collaborazionismo. In particolare, davanti alla corte di assise di Reggio Emilia, tra il maggio del 1945 e il dicembre del 47, vengono chiamati a comparire 323 uomini e donne che sono accusati a vario titolo di spionaggio, di essere addirittura dei torturatori, di aver preso parte ai rastrellamenti. Quindi un mondo molto variegato che si trova appunto a sedere sul banco degli imputati. E questi processi si celebrano in un clima infuocato, di grande richiesta di giustizia. Questa è una fotografia che viene proprio dall'archivio di Storeco, che ci fa vedere una delle tante manifestazioni che ci sono quell'estate davanti al comando alleato, in cui si chiede la possibilità di fucilare immediatamente i condannati ai quali si vuole impedire di fare la richiesta di ricorso in Cassazione. Quindi sono giorni violenti e di grande fame di giustizia, non solo di vendetta. La particolarità della Corte di Assise di Reggio Emilia rispetto a tutte le altre corti d'assise d'Italia è che è una corte molto severa. Qui vi ho messo proprio due dati che ve lo fanno vedere al volo. Queste sono le condanne a morte pronunciate in Emilia-Romagna, e voi vedete che a Reggio Emilia vengono pronunciate in primo grado, attenzione, non sono tutte eseguite chiaramente, ma più del doppio di quelle che vengono pronunciate in tutte le altre corti d'assise messe insieme. Questo è lo zoccolo, io l'ho definito nel mio lavoro lo zoccolo duro della punizione dei crimini fascisti, cioè mentre spesso si parla di un via libera, di un liberi tutti per i fascisti nel dopoguerra, invece la Corte d'Assise di Reggio Emilia è una corte in cui nel complesso delle sentenze dal 45 al 47 il 70% delle sentenze sono sentenze di condanna. Quindi una corte dura, a tratti giustizialista, sicuramente molto severa con gli imputati, anche con gli imputati più giovani. Anche in quella stagione anche i giovanissimi in un primo momento vengono considerati pienamente imputabili, responsabili, proprio in virtù del ruolo che avevano avuto, che si riconosce che avessero avuto nella tenuta del regime fascista e del sistema repressivo locale. Questo qui, io oggi faccio una premessa, non ho foto dei due imputati di oggi, ho scelto altre foto di imputati adolescenti. Questo qua è si chiama Pietro Dodi, conosciuto da tutti a Santa Croce come Pippi, che è condannato a 20 anni per l'omicidio di Vittorio Bulgarelli. Vittorio Bulgarelli, voi lo sapete meglio di me, è un simbolo dell'antifascismo delle reggiane, quindi una pena severa, e questo ci dice anche la sua storia. Qui lo vedete con la sua famiglia, quindi una famiglia convintamente fascista. Ci dice anche un'altra cosa che è comune anche ai processi di oggi, che se c'era stato
se il processo è legato a un reato che aveva avuto un particolare peso nell'opinione pubblica, qui parliamo di Bulgarelli che era un molto noto nella resistenza in fabbrica, che viene lasciato morto davanti ai cancelli come monito, ecco, se si è davanti a un reato che aveva fatto particolarmente rumore nell'opinione pubblica, di solito le pene sono più severe, come succede oggi. E questo ci porta a capire, questo cappello introduttivo ci porta a capire perché il processo invece di cui ci occupiamo oggi è un processo del tutto particolare, del tutto eccezionale. Nel novembre del 1945, durante una partita di box, viene fermato e controllato un giovanissimo, un ragazzo di 15 anni che si chiama Sergio Paderni. Non appena viene portato in questura, subito confessa di avere preso parte al plotone che aveva fucilato Don Pasquino e gli altri 8 al poligono, ma fa di più. Racconta che lui e il suo migliore amico e coetaneo Gian Matteo Signori, detto Gianni, erano stati coloro che erano stati spinti, erano stati incaricati dal capo del plotone di dare al parroco, ancora rantolante, il colpo di grazia. Quindi una rivelazione shock, da tempo si stava cercando in città chi era chi aveva fatto parte del plotone di Don Pasquino. Però chi sono? Questa foto è un po' bruttina, mi rendo conto, però chi sono in quel momento, chi erano quando hanno preso parte all'omicidio Sergio e Gianni? Sono due giovani membri dell'Accademia Fascista della Farnesina, che è una delle scuole quadri, la più importante scuola quadri delle organizzazioni giovanili fasciste, da cui escono tutti i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla. Sono questi che sfilano, vedrete spesso le foto, magari un po' più belle di questa, foto in cui ci sono questi giovinetti a torso nudo, su modello tedesco, che sfilano al Foro Italico formando delle M, e sono proprio una delle punte di diamante della propaganda fascista rivolta ai giovani. Quindi sono due persone che sono cresciute in un contesto fortemente ideologizzato, che hanno scelto una strada, loro contano di diventare probabilmente degli educatori, quelli che facevano i sabati fascisti, per intenderci. Quindi ovviamente per due ragazzi così, racconta Sergio Paderni, non sapremo mai la versione invece di Gianni, che per Gianni rimarrà sempre latitante. Però dice Paderni, il 25 luglio ci cascò addosso il mondo, noi non sapevamo più chi eravamo, non sapevamo più cosa ne sarebbe stato di noi. Dopo un iniziale sbandamento i due tornano da Roma, tornano a Reggio perché sono originari di Reggio, e però decidono alla svelta di rientrare nella RSI, aderire all'RSI, vengono inquadrati nelle Fiamme Bianche, che sono questa organizzazione in cui ci sono i giovanissimi, proprio gli adolescenti al servizio della Repubblica di Salò, e fanno anche carriera per la loro, diciamo, obbedienza, fedeltà, vengono nominati guardie speciali del capo della provincia. Della sua storia Sergio non ci dirà molto altro, non ci dirà niente se non appunto il momento in cui si trova al poligono, spara, fa con il suo amico, dà il colpo di grazia, fa il nome solo di Gianni, di nessun altro. Allargando il campo non solo a Reggio Emilia ma in tutta Italia, il tema di questi farnesini è un tema che è al centro di un dibattito pubblico abbastanza serrato. Ci si chiede cosa ne facciamo di questi giovani, cioè questi qua sono dei tecnici dell'educazione fisica o sono degli educatori fascisti? Cioè è tutto un tema molto più ampio che tratta vari settori, che è quello della generazione perduta, cioè di questi giovani che erano cresciuti nel fascismo, ne erano stati vittime, allo stesso tempo soggetti attivi, e che ci si chiede se sia possibile o auspicabile far rientrare nella vita democratica del paese.
da parte loro i farnesini saranno sempre abbastanza propensi a dipingersi come appunto dei maestri di educazione fisica, verranno poi reintegrati e diventeranno insegnanti di educazione fisica nelle scuole dell'Italia democratica. E così fa anche Sergio Paderni, che in tutti i suoi interrogatori, sia prima che durante il processo, continua a definirsi piuttosto come una vittima. È un po' il mito, spesso sembra riemergere dalle parole dei farnesini, un po' quel mito che poi rimarrà lungo nella storia d'Italia come il mito dei ragazzi di Salò, cioè delle vittime inconsapevoli della propaganda che fanno anche un po' fatica, nonostante chiaramente fossero giovani, una buona dose di essere conculcati c'era, ma fanno fatica a fare i conti con invece l'aderenza che avevano avuto a un certo punto della loro vita con gli ideali, con le parole d'ordine e con i progetti del fascismo. In questo Sergio fa molto fatica a mettersi davanti a quel percorso che comunque aveva seguito. Secondo me, anche perché, e qui entriamo nel campo della mia lettura, della lettura che io ho dato del processo Paderni, il processo viene celebrato proprio per il richiamo che aveva il caso e che aveva il caso di Don Pasquino, viene celebrato a ridosso delle elezioni, viene celebrato nel marzo 46 e viene discusso a lungo all'interno di quella grande campagna elettorale che va dalle elezioni, dalle amministrative di marzo fino al voto del 2 giugno, e in cui gli orientamenti, soprattutto interni alla Democrazia Cristiana, si vanno chiarendo. Sempre più ci si rende conto che una politica intransigente nei confronti della punizione dei crimini fascisti è un ostacolo in parte all'allargamento della base elettorale, che è fatta, volenti o nolenti, anche di ex fascisti. E che invece il tema della riammissione alla comunità democratica, del reintegro di tanti ragazzi di Salò o tanti fascisti ingenui come quelli che emergono dalle carte della Corte d'Assise straordinaria, che sembra che non si accorgessero di quello che stavano facendo, è una potente arma di consenso per acquistare insomma per acquistare un nuovo elettorato. E proprio questo porta al processo del marzo 46, in cui Paderni ha un grande processo politico pedagogico con una regia che è quella del clero e della Democrazia Cristiana reggiani, in cui che si prodigano per avere diversi attestati di benemerenza nei confronti del ragazzo, intervengono in modo pesante nelle dinamiche processuali e contrariamente a tutte le sentenze che avete visto prima, un unicum nella durissima Corte d'Assise, nonostante una piena confessione, Sergio Paderni viene assolto. È un verdetto che stupisce tutti, e che il fatto che sia un verdetto più politico che giudiziario reale lo vedremo 6 mesi dopo, quando anche il povero Gianni, una volta arrestato, viene processato nel dicembre del 46, ben lontano dai clamori della contesa elettorale, e viene condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici, quindi tutta un'altra pena, una pena anche non lieve per un ragazzo di 15 anni. Nel processo Paderni ovviamente un peso enorme, il momento più denso di pathos è la lettura in aula della lettera di perdono della madre di Don Pasquino, Orsola Del Rio, che è diventata, che è molto nota, in cui la madre perdona su esempio del figlio, perdona agli esecutori della iniqua sentenza. E questa è quella che viene letta in aula. La sentenza Paderni fa scoppiare a Reggio Emilia un putiferio, ci sono diverse manifestazioni, le sinistre prendono le
distanze dalla Corte di Assise che fino a quel momento invece avevano lodato in modo sperticato finché era severa con gli imputati, e fanno delle critiche molto dure alla Democrazia Cristiana su questa assoluzione. Ci si chiede in particolare dove sono le altre 8 vittime, cioè questo qua ha sparato addosso non solo a Don Pasquino ma anche a altre 8 persone, in particolare gli anarchici scendono in piazza per ricordare la figura di Enrico Zambonini, un uomo che aveva rifiutato i sacramenti prima di morire, che forse non desiderava così tanto perdonare i propri carnefici. Ci si chiede se le altre 8 madri erano state sentite. Quindi un attacco duro, ma che sta dentro a un attacco più generale delle sinistre nei confronti di una politica democristiana che si sta orientando in modo sempre più veloce, in senso indulgente con i criminali fascisti, in funzione chiaramente anticomunista. Di lì a poco ci si chiederà a tutta pagina sulla Verità, sul giornale comunista, ma perché questi preti che hanno fatto di tutto per avere l'assoluzione dell'assassino di Don Borghi sono gli stessi che poi alla fine fanno di tutto per ottenere la condanna dell'assassino di Don Pessina? Cioè, perché due pesi e due misure? Forse anche per queste grandi polemiche viene redatta una seconda versione della lettera che non ha più niente a che fare col processo che ormai è stato celebrato, ma che è quella che verrà diffusa in tutti gli organi, i giornali cattolici, quindi a riprova della sua valenza proprio pedagogica, del fatto che vuole comunicare, e in cui, che è sostanzialmente cambiata, in cui il perdono non è più diretto agli esecutori ma è diretto al solo, è una lettera totalmente diversa in cui il perdono è diretto al solo ragazzino, all'esecutore materiale, quindi cambiando sostanzialmente il significato. Questa storia qua ci dice come tanti processi che ci sono alla cassa sono dei piccoli processi, ma che ci parlano di cose un po' più grandi che stanno succedendo in provincia e in Italia. In particolare io penso che in prossimità delle elezioni ci sia un grande investimento per fare di Orsola Delrio una icona, un'immagine comunicativa di grande potenza mediatica che può mobilitare anche in funzione elettorale, esattamente la stessa cosa che stanno facendo le sinistre, in particolare il Partito Comunista, con un altro grande genitore di caduti che è Alcide Cervi. Il processo Paderni, l'assoluzione di Paderni, che poi per tutta la sua vita Paderni racconterà questa storia, vivrà una vita lunga, piena, e si porrà sempre come un esempio di questa, della redenzione che è stata possibile attraverso la Chiesa, fa sicuramente di Don Pasquino l'apostolo della riconciliazione, ma soprattutto indica la Democrazia Cristiana come la parte che sa veramente perdonare, che sa veramente lasciare andare i pesi del passato e che è l'unica in grado di costruire un dopoguerra diverso, un dopoguerra senza odio, senza uccisioni, eccetera. In questo processo, questo qua non è un processo scontato, è un processo sofferto all'interno dello stesso mondo cattolico, perché in questo processo vengono messe da parte quelle spinte che all'indomani della liberazione, io penso soprattutto ai fratelli Dossetti e anche a Domenico Piani, che è il simbolo del antifascismo cattolico operaio, diciamo, sì, queste spinte che invece avevano chiesto da parte dei cattolici un'intransigenza, una grande durezza nei confronti dei crimini fascisti, vista come un argine triste ma necessario per arginare la violenza di piazza. E non è un caso che grandi dirigenti cattolici del dopoguerra si siedano in quella corte d'assise e siano tra quelli che votano quelle tante condanne a morte che avete visto. Quindi c'è anche una presa in carico della violenza, non solo come era stato della violenza resistenziale, come ci fanno vedere gli studi di Sant'Agata, ma anche della violenza delle corti d'assise. Quindi questi sono lì. Sempre di più, nella prima fase delle indagini e dei processi, i miti di Don Pasquino e dei Cervi, e quindi dei loro genitori, erano stati miti
diversi ma intrecciati, interconnessi, miti sovrapposti quasi, anche perché si tratta di due casi che effettivamente hanno molti punti in comune. Di quelli che vengono condannati per la morte di Don Pasquino, al più della metà sono condannati anche per la morte dei cervi. Si tratta di degli stessi plotoni, nello stesso luogo, lo stesso tribunale, i giudici sono tutti che pronuncia la condanna sono tutti gli stessi, l'ufficio politico investigativo che fa le indagini è lo stesso. Quindi sono due morti che hanno una matrice comune. Quindi, però, da miti intrecciati diventano presto miti contrapposti e Alcide e Orsola diventano due figure che nella contesa elettorale devono rendere evidenti, tangibili a tutti questi slogan che vengono messi dai due partiti di massa alla base della ricostruzione, che sono da una parte il perdono, il voltiamo pagina, e dall'altra invece la giustizia, che viene richiamata più volte da Papa Cervi come un leitmotiv importante quando gli verrà chiesto in occasione dell'amnistia di se intende in qualche modo perdonare gli assassini dei suoi figli, cosa che lui non fa, appellandosi insomma a un senso di giustizia che è inestinguibile. Per concludere, io penso che leggere questo si è spostato, ma vabbè, leggere in parallelo la costruzione del mito dei fratelli Cervi e di Don Pasquino Borghi ci potrà portare delle nuove riflessioni. Sicuramente si tratta, ecco, di due miti naturali, due storie che per nella loro eccezionalità colpiscono tutti, hanno una presa naturale, non è la storia di un prete ucciso, di una famiglia sterminata, colpiscono le corde più profonde di tutti noi, però ci sono anche alcune cose che spingono i partiti di massa a investire ulteriormente in una costruzione della memoria, in una creazione di un esempio attraverso queste due storie. In tutti e due i casi si tratta di persone che la morte molto precoce purtroppo mette al riparo dalla, forse quello che è il nodo più problematico della resistenza, che è quello della violenza agita. E secondo me non è un caso che la Democrazia Cristiana, al di là del fatto che sia morto, quindi già di per sé martire, scelga di investire sulla figura di Don Pasquino, dell'inerme Don Pasquino, e non sulla figura del prete armato Don Carlo, questo che è uno che si mette a capo lui di una brigata, scrive queste memorie che sono intrise di temi della violenza e anche abbastanza sanguinose quando le ho lette, cioè che non rinnega certo la violenza, anzi molto, un prete molto combattivo. Invece con la costruzione del mito di Don Pasquino, la Democrazia Cristiana riesce a fare due cose. Da una parte cerca di sottrarre il tema della resistenza al Partito Comunista, che in quel momento se ne sta intestando l'egemonia, e quindi anche i cattolici vogliono la loro parte, il riconoscimento della parte che avevano fatto, e vogliono, come dire, raccogliere il peso che aveva avuto, il peso di mobilitazione che ha la resistenza in occasione delle prime elezioni, il tema resistenziale alle prime elezioni. Ma dall'altro rimarcano un'alterità che è quello che si è detto molto stamattina, rimarcare molto un'alterità dalla resistenza invece rossa, un'alterità che soprattutto rispetto al dopoguerra ha nel perdono il suo elemento culminante, quindi quello di degli assassini, i giovani ragazzi di Salò, è secondo me, più che essere solo un processo, è una vera e propria proposta politica democristiana per un dopoguerra altro da quello della Resistenza Rossa. Basta, io chiudo. Bene, ringraziamo Yara perché la sua relazione è veramente molto stimolante e contiene elementi su cui
punto su cui non ci dovremo tornare, ce ne segnalo un paio su come la complessità di come si elabora cioè la memoria, cioè di come si elaborano i valori, poi abbiano avuto nel dopoguerra dei percorsi articolati. No? L'ultima cosa ci diceva adesso Iari, il fatto che questa specie di competizione, ma anche poi di alterità fra la resistenza bianca e quella rossa, io aggiungerei, ma come elemento di riflessione, non è una conclusione del fatto che questa competizione la Democrazia Cristiana la chiude molto brevemente. Cioè la Democrazia Cristiana sceglie, cioè per tutto il dopoguerra, non il paradigma resistenziale, cui pur avrebbe avuto tutto il diritto. Cioè, non è un caso che il primo segretario della Democrazia Cristiana partigiano è Benigno Zaccagnini, quindi qualche anno dopo, abbandona il paradigma resistenziale lasciandolo in toto al PC, lo abbandona perché assume un altro paradigma, il paradigma atlantico anticomunista. Quindi, sul mercato, come dire, delle autorappresentazioni, la DC fa questa scelta che terranno coerentemente, come il PC terranno coerentemente l'altra parte. Sulla contrapposizione perdono e giustizia, in fondo, come dire, anche qui le cose mi sembrano più complesse, perché è vero, ma che il Partito Comunista si fa portatore di questa istanza di giustizia. Non dimentichiamo, mi è molto caro, che chi era più giustizialista in senso buono era il Partito d'Azione, in realtà, non il Partito Comunista. Ecco, vorrei appunto rivendicare questo aspetto. Però non dimentichiamo, il processo è del marzo del 1946, quindi è già stato scritto a Roma l'amnistia. Cioè l'amnistia Togliatti è del 22 giugno 1946, che è un perdono laico, ma un perdono veramente molto ampio, molto, no? Quindi anche in questo passaggio, cioè, secondo me, va poi valutato come la necessità, ma come dire, assolutamente non legittima, di recuperare una base elettorale che era stata quella che era stata, è una preoccupazione della Democrazia Cristiana che agisce secondo alcuni percorsi, come quella del Partito Comunista, insomma. E c'è chi ha avuto occasione di leggere un po' di documentazione non comunista, vi assicuro che l'estate del 1946 fu particolarmente calda, non solo per alcuni ancora episodi di violenza, ma anche proprio per, come dire, per la ribellione della base comunista, di fronte all'amnistia che fu accettata solo grazie alla disciplina di partito imposta, ma a fatica, molto spesso, pensiamo il caso di Santa Libera. Quindi, ultima cosa che volevo notare ancora su Don Pasquino, Don Pasquino, c'è una cosa che ci siamo anche chiesti con quel gruppo degli amici, fino a che punto Don Pasquino è stato preso come esempio, valore, riferimento dalla Chiesa di Reggio nel dopoguerra? Che non dimentichiamo che stiamo parlando della Chiesa di Socche, che ben poco aveva a che fare con, come dire, con quello che Don Pasquino appunto non rappresentava. Io do soltanto un dato oggettivo, poi le discussioni possono essere tante, che se non sbaglio dobbiamo aspettare il vescovo Kamisaska perché un vescovo di Reggio dica la messa di celebrazione il giorno della fucilazione di Don Pasquino. Fino a quel punto, stiamo parlando del 2018, se non sbaglio gli amici mi correggeranno, ma l'anno più o meno quello, finalmente il vescovo di Reggio riconosce con una messa importante e con una bellissima predica, mi ricordo, peraltro, la figura di Don Pasquino. Quindi anche la Chiesa, come dire, aveva avuto dei momenti, un attimo di, così, insomma, di distrazione, diciamo, ecco, aveva altro da fare.
Bene, e dopo l'intervento di Jan, estremamente ancora interessante, chiamo a fare il suo intervento Giuseppe Giovannelli, ma ci parlerà di Don Giuseppe Iemmi, che è, come dire, l'altro protagonista dell'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che ci racconta un'altra storia di violenza e di una diversa situazione, cioè assolutamente nella nostra provincia. Giuseppe Giovannelli è stato per 25 anni docente presso gli istituti magistrali di Castelnuovo e di Reggio Emilia, iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, è socio corrispondente della sezione reggiana della Deputazione di Storia Patria, dal 2006 è co-direttore del Centro Diocesano di Studi Storici di Marola e come tale co-curatore della storia della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, edita in 7 tomi da Morcelliana di Brescia. Dal 1995, dopo aver scritto una breve monografia su Don Giuseppe Donadelli, un alto sacerdote, questa volta ucciso dai tedeschi il 2 luglio del 1944, l'amicizia con Romolo Fioroni lo porta a interessarsi di alcuni aspetti della storia della Resistenza. Per sua richiesta di Romolo Fioroni, l'indimenticabile Romolo, per chi lo ha conosciuto, ce lo porta ad interessarsi di alcuni aspetti della storia della Resistenza. Quindi scrive la monografia sulla storia della 284esima Brigata Fiamme Verdi, Italo, è autore ed è il biografo di Don Giuseppe Iemmi, che è uscito in 2 edizioni, l'ultima nel 2019, e della biografia di Don Domenico Orlandini, Carlo. Ti lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. La materia di cui parlare, cioè la biografia di questo prete, è di una vastità, benché sia morto a soli 25 anni, è di una vastità tale che qui mi limiterò soltanto a richiamare i punti, i passaggi essenziali. Dai dati anagrafici, che hanno un loro interesse particolare, fino alla memoria che si è mantenuta di lui lungo il secolo scorso e i primi decenni di questo. Dunque, Don Giuseppe nasce il 26 dicembre 1929, morirà il 19 aprile 1945, quindi a 25 anni e 4 mesi. Per quanto mi risulta, ma non garantisco il dato, sembra che sia il prete più giovane fra quelli uccisi in Emilia-Romagna. Nasce e vive i primi 8 anni in Borgo Enza, chiamato a quel tempo Siberia, perché la maggior parte degli abitanti sarebbe stato comunista o socialista. C'è un fatto particolare, nasce il 26 dicembre, ma viene battezzato un mese dopo. È un ritardo molto insolito per quel periodo e si tenta di giustificarlo con le influenze che c'erano in giro in quel momento o con altri motivi simili. Qualcuno dice anche probabilmente era la famiglia, che non era poi così cattolico come qualcuno vorrebbe dipingerla, così attiva, partecipe della vita ecclesiale. A 11 anni entra in seminario, anche questo con una modalità che è tutta particolare, non è che sia nato con la vocazione. A 11 anni il suo amico di giochi Bruno Morini dice: Pepo, guarda Pepo, io vado in seminario. Dove vai? In dialetto, eh? Dove vai? Vado in seminario. A fare che cosa? A farmi prete. E Pepo dice: bene, vengo anch'io. Ecco l'origine della sua vocazione. Segue quindi tutto il percorso della formazione seminaristica di 12 anni, che vedremo in particolare dopo. Ha una interruzione particolare nel
nel 1934, in seconda media, fa da febbraio fino a maggio in ospedale per una grave polmonite. È un episodio interessante perché si riferisce che abbia detto al dottor Pampari, che lo curava, alcune frasi che dicono di una maturità che è veramente superiore a quella di un ragazzo di 12 anni. Nel 1936 passa il seminario urbano di Reggio, che aveva sede provvisoria in Albinea. Ecco poi il fatto particolare, nel liceo matura la vocazione non solo al sacerdozio, ma al sacerdozio missionario, e vuole entrare nei Saveriani di Parma per andare in Cina. Entra il 1 ottobre del 1939, entra nel noviziato saveriano di San Pietro in Vincoli a Ravenna, ma la madre è presa da una paura terribile che, andando poi in Cina, venga ucciso dai comunisti. Sembra che stia per impazzire a questo pensiero, così mi diceva don Bruno Morini. E allora i superiori saveriani, d'accordo col vescovo, lo fanno ritornare in seminario, dove lui dice: beh, io ho fatto quello che mi era possibile, sono tranquillo, e prosegue per diventare prete diocesano, ordinato il 27 giugno 43. Come prassi in quel momento, viene lasciato un mese, 40 giorni in famiglia, in piena libertà, poi viene destinato. Non sappiamo quale fosse la prima destinazione di Don Iemmi, ma un certo suo compagno d'ordinazione, Don Nerino Francia, doveva essere destinato a Felina. Poi si ammala e allora all'ultimo minuto viene chiamato Don Iemmi ad andare a Felina. Siamo nell'agosto 43, quindi è un momento veramente cruciale. Probabilmente non immaginava che cosa l'avrebbe aspettato in quella Felina, che è sempre stata, per l'intera guerra di resistenza, è sempre stata un confine tra partigiani e nazifascisti, con tutte le complicazioni che adesso cercherò di accennare brevemente. Si dedica subito alla resistenza, con tante vicende particolari. Viene anche arrestato nel rastrellamento del 1 luglio 1943, deportato nel campo di concentramento qui a Bibiano, nel campo della Monte Rosa. Poi tante varie azioni, e viene ucciso da partigiani comunisti. E su questo punto è molto importante fare la differenza, perché non è che Garibaldino voglia dire comunista, e che comunista voglia dire estremista comunista, come si riveleranno essere quel piccolo gruppo felinese di partigiani che lo indicherà colpito dal fatto che lui li recrimini un loro delitto, cercheranno di ucciderlo addossandogli colpe che evidentemente non aveva. La formazione familiare, dicevo, è quella di un bambino di famiglia povera. Gli muore il papà a 8 anni, la mamma deve mantenere i due figli, lui e la sorella Elide, facendo la postina e cercando di aumentare il bilancio familiare con dei lavori più umili che si possano immaginare. La spigolatrice, dopo la mietitura, andava nei campi a raccogliere le spighe rimaste per vendere quel poco di grano e raccapezzare qualcosa. Mi raccontava una signora di Felina che, proprio quando sarà morto, la mamma stava venendo su con un talare guadagnata con l'attività di spigolatrice dell'estate 44. La formazione familiare comincia a modificarsi probabilmente dopo la morte del padre, quando la famiglia lascia la Siberia e viene ad abitare in via Franchini a Montecchio, vicino alla parrocchia, Giuseppe Pepo comincia a frequentare la parrocchia come chierichetto e a farsi molto amico di Bruno Morini.
È chiaro, a 11 anni subentra la formazione seminaristica, il cui corso completo era costituito da 12 anni, 5 di ginnasio, 3 di liceo e 4 di teologia. La formazione seminaristica dà per Giuseppe dei risultati buoni. Non è la cima, non è il più bravo in assoluto, però ha anche lui diversi ottimi in varie materie, ottimo anche in comportamento, ha dei bassi, per esempio a un certo punto ha dei sufficienti, discreto, a causa della malattia che grave che lo colpisce in seconda ginnasio o seconda media, quando fa questo lungo ricovero. E gli resterà di questa malattia, di questa polmonite, un enfisema che i felinesi riconosceranno ancora, ma non faranno gran caso. Giocavo con i bambini, quando giocava con i bambini di Felina, mi diceva un testimone, un ragazzo da allora, diventava rosso come un pito, aveva il fiato grosso perché soffriva di enfisema. La formazione del seminario, anche qui ci sarebbe parecchio da dire, perché era una formazione che prevedeva scuola e convivenza, vita comune, vita convituale, molto orari molto severi, molta richiesta molto impegnativa. Non si chiedeva di diventare preti. A un don Eleuterio Agostino, che entra in seminario e la mamma dice «Guardi che mio figlio non vuole diventare prete, qui solo per studiare», il rettore dice «Beh, questo lo sapremo poi dopo». E lo accetta anche se la famiglia dice «Non vuole diventare prete», che poi lo diventerà però. È una vita molto dura, è una vita di sacrificio, un mese solo di vacanze a casa. Per poterla accettare occorre una motivazione. Ci sono molti ex seminaristi che dicono hanno un ricordo pessimo del seminario, normalmente interrogandoli si accorge che non avevano una motivazione, non sapevano perché erano in seminario, magari messi lì per volontà della famiglia, non per volontà loro, e per questi il seminario diventava un carcere, come un carcere diventavano anche i conviti civici per chi, e molto più spesso per chi li frequentava e non aveva una ragione, e non si faceva una ragione per stare dentro. E il seminario però anche ha molti aspetti formativi interessanti. Da una parte c'è il programma scolastico che è mutuato dai ginnasi e dai licei statali, perché i seminaristi possano, quelli almeno che vogliono, dare poi alla fine dei corsi l'esame di Stato e avere riconosciuto lo studio. Questo perché? Perché i seminaristi siano liberissimi di proseguire in piena libertà e non si sentono minimamente costretti pensando di avere un titolo di studio che non è riconosciuto dallo Stato. Così invece, avendolo riconosciuto, sono liberi e a questo tengono molto anche i superiori del seminario. I due seminari, sia di Marola che di Albinea, sono ricordati come due centri di antifascismo. Va detto però, questo è verissimo, se noi esaminiamo i programmi, non ho preso con me, ma mi pento di una lezione, lo schema di una lezione civica di Marola, il testo battuto è interessantissimo perché dice di una formazione che è sì antifascista, ma non contro i fascisti, è contro i principi, non contro le persone. È un antifascismo che cerca il dialogo per cercare di far superare questo errore previsto volontario o meno dei fascisti. Ecco, quindi è un antifascismo, ripeto, di idee, di dialogo con idee diverse, non di contrapposizione delle persone, e quindi non è un antifascismo di partito. Se guardate gli alunni usciti da Marola negli anni 30-40, vedrete che alla fine ne ritroviamo tantissimi che sono nei più disparati partiti, nelle più disparate scelte della Resistenza. Se volete un esempio, il commissario, cioè
donne, come si chiama, il fratello di donne, Poppi. Osvaldo Poppi, era uno dei più devoti, era seminarista, uno dei più devoti iscritti alla, alla preghiera, all'apostolato della preghiera, per dirvi. Questo però dice che era un'educazione che chiedeva, proponeva dei principi, ma non era impositiva. E abitualmente, se uno poi non l'accettava, usciva dal seminario tranquillamente, non succedeva niente. È molto importante, durante il seminario, durante le vacanze estive, in quel mese che trascorrevi in famiglia, Don Giuseppe la trascorreva in canonica, quasi tutto il tempo in canonica. Quando era ora di mangiare, la mamma si affacciava alla finestra e diceva: Pepo, il gnocco è pronto, vieni. E lui lasciava la parrocchia e andava a casa a mangiare il gnocco o lo gnocco. In parrocchia, però, frequentava i cappellani, ce n'erano due in quel periodo, e frequentava anche i cappellani militari che erano di stanza a Montecchio. Quindi lui durante il liceo, ma anche durante gli anni di teologia, ha avuto dei contatti che lo hanno aperto moltissimo sui problemi sociali. Per lui l'educazione seminaristica non è stata una casa preclusa all'esterno, era un'apertura verso il mondo, tra l'altro aiutata nello stesso seminario anche da contatti, soprattutto estivi, con personaggi di rilievo nazionale o locale, ma molto importanti. Tra i contatti più importanti penso ci sia anche quello con Don Sergio Pignedoli, suo rettore per almeno un paio d'anni, e poi che già aveva in quel momento lì quella apertura, quel dialogo verso altri, anche verso i fascisti. Ricordate che i fascisti di Castelnuovo Monte a un certo punto chiamano Don Sergio a fare delle conferenze. Lui viene, ma fatta la prima, il partito gli chiude, basta, perché queste sono conferenze antifasciste. Diceva cose molto semplici. Guardate che la campagna demografica del partito non è perché voglia bene ai bimbi, è perché vuole 8 milioni di baionette. Solo per dire queste cose qui l'hanno bloccato, però Don Sergio è rimasto ugualmente l'uomo del dialogo, anche con i fascisti, proprio per questa direi educazione che caratterizzava il seminario. Dicevo, dal Bienale nell'estate venivano molti conferenzieri che aprivano direi l'orizzonte. C'erano delle camminate, stavano fuori delle giornate intere a camminare, andare a incontrare nelle parrocchie parroci o persone particolari, eccetera. Quindi era molto e durante l'estate era sempre a contatto con questi cappellani, tra cui, molto importante, prima Don Vasco Casotti, che ha fatto anche lui un anno o due a Montecchio, ma in questo caso Don Giuseppe era ancora piccolo, ma Don Carlo invece no. Don Carlo, Don Domenico Orlandini, è stato cappellano a Montecchio ed è stato lì che Don Giuseppe lo ha conosciuto, prima ancora di diventare prete, e con cui ha cominciato a collaborare anche prima di diventare prete. Un'altra caratteristica del carattere che Don Giuseppe si forma in seminario, e in questo Don Sergio Pignedoli era maestro, è la amabilità. Avere sempre un comportamento di amabilità con chiunque, anche contro chi ti è nemico. Ricordiamo gli ufficiali alleati aiutati da lui lungo la via delle canoniche, che lo ricordavano non con il nome, ma con il prete giovane che sorrideva sempre a Felina. E anche sì, chi lo ha conosciuto da ragazzo a Felina, qualcuno è ancora vivente, pochi, ma lo ricordano sempre perché era il cappellanino così chiamato, anche perché c'era un cappellano più anziano, il cappellanino che giocava, rideva, sorrideva sempre e faceva divertire.
anche con la musica. Anzi, ci sono alcuni aspetti della formazione di Don Giuseppe che sono formarsi all'attività con i giovani, interessarsi delle cose della patria, amare la musica, diventare missionario, che sono ricordate anche per Rolando Rivi. Io credo, ma non sono il solo a crederlo, che siccome Don Giuseppe Iemmi fra il 43 e il 45 frequentava sempre Marola, settimanalmente era lassù, perché lassù aveva il suo confessore settimanale nel Monte Chiese, Don Castagnetti, credo che i seminaristi lo conoscessero proprio per queste caratteristiche e che Rolando Rivi, se è vero che aveva questi desideri, le abbia mutuati, queste figure di prete l'abbia mutuata proprio da Don Giuseppe. Amabilità. È molto, ecco, una volta arrivato Felina, scoppia l'8 settembre, iniziano attività varie di resistenza e Don Iemmi è tra i primi a organizzare la resistenza felinese. Giorgio Morelli lo definisce il primo partigiano di Felina, addirittura. In tutta segretezza, però, evidentemente, ecco, collabora con Don Borghi, collabora con Don Cocconcelli, collabora con Don Casotti, è inserito nella Via delle Canoniche e a Felina ci sono tracce ancora di ufficiali che sono passati da lì. Il capitano William Manfredi, che è richiamato in servizio della Repubblica Sociale e deve andare per non far andare in prigione i suoi genitori anziani, è consigliato da lui di andare, che gli dice però dopo poi tu diserti e ti facciamo arrivare nelle brigate Garibaldi. E infatti Don Iemmi è il più attivo insieme a Don Cocconcelli ad aiutare il capitano William Manfredi a disertare, o meglio a farsi fingere rapito, perché così i genitori non vengono carcerati, e ad andare nelle brigate Garibaldi, da cui poi passerà alle Fiamme Verdi. Si dà da fare per aiutare tutti i partigiani, coinvolgendo la mamma che a Montecchio raccoglieva le tessere dei non fumatori per avere le sigarette e portarle ai partigiani. Coinvolge le donne di Felina per fare cappelletti, torte e qualcosa per il benessere dei partigiani. Fornisce loro informazioni e staffetta molto privilegiata del comando piazza in cui c'era dentro un suo grande amico e compagno di seminario, Luigi Ferrari, era un suo compagno di seminario fino a pochi anni prima, un paio d'anni prima. E questa amicizia lo aiuta molto a tenere i contatti fra il CLN di Reggio e quello della Montagna. Quando viene arrestato nel 1944, primo luglio, ha in tasca dei documenti del CLN di Reggio che pian piano, di nascosto, mentre va a piedi a Castelnuovo, mentre è condotto a piedi, mangia pezzo per pezzo. E lo vede mangiare questi documenti un seminarista che è stato catturato con lui, Argo Manfredi. E lì Argo Manfredi scopre che il suo cappellanino faceva attività partigiana molto attiva. Però anche qui partigiana è un'attività partigiana fuori partito, anche la sua, come conseguentemente all'educazione di seminario. Tra le cose però che fa è quello di recriminare le uccisioni sommarie, le razzie, eccetera, e sembra che ci riesca. Tra i partigiani della SAP felinese, ne ho sentiti alcuni, ricordano che sì, non le voleva e diceva non le dovete fare, non dovete essere uguali ai fascisti che anche loro prendono e uccidono, dovete distinguervi. Ecco, in pratica Don Giuseppe aveva gli stessi principi, le stesse concezioni della guerra di liberazione che avevano Don Carlo, Marconi, i quali vedevano sì anche la necessità delle armi, ma come estrema risorsa,
prima di tutto vedevano il dialogo, per loro un fascista che avesse cambiato idea era davvero un fascista in meno e forse parecchi fascisti in meno, mentre un fascista ucciso sarebbe stato un fascista in più, ancora più convinto, e forse con altri amici che avrebbero seguito la sua convinzione. E, sì, perdo un po' tempo, ma vi accenno questo episodio di Don Carlo, grande amico di Don Iemmi. Don Carlo viene a sapere che sul Monte Rotondo c'è un alpino della Monte Rosa che sta per essere ucciso da due garibaldini, corre subito sul Monte Rotondo, lo trova che sta scavando la sua tomba e allora si presenta come intendente delle brigate Garibaldi in quel momento e chiede di non ucciderlo. I due garibaldini non ne vogliono sapere e allora Don Carlo estrae la pistola, le armi in quel momento ce l'ha, e dice Tucal, cioè una sola parola, Tucal, toccatelo. E i due comunisti lasciano stare l'alpino che si aggrappa a lui ed è salvato. E i commenti sentiti in Garfagnana dicevano quell'alpino salvato erano tanti ma tanti fascisti in meno. E accade allora che anche per Don Iemmi che nel 23 marzo a notte inoltrata un gruppo di partigiani con la stella rossa, così me le descriveva il figlio, con la stella irrompono in casa e rapiscono il papà Eufemio Manfredi. E inutilmente il figlio, che era seminarista, ma stava già lasciando, vestiva l'abito talare per salvarsi, perché l'abito talare lo ha salvato. Non è vero che l'abito talare fosse un motivo di uccisione o di pericolo, per molti è stata la salvezza, per altri forse no, ma io credo che per i più sia stata la salvezza. Questo lo diceva anche Monsignor Agostini Eleuterio, per cui pure la talare è stata salvezza. Inutilmente il figlio insegue i partigiani che minacciano di uccidere anche lui, conducono questo Manfredi e il cognato sul Monte Fosola, li malmenano e li uccidono. Don Iemmi, appena saputo, va in cerca, non riesce subito a trovarli. Nella domenica di Pasqua, 1 aprile, nella predica solenne della Pasqua, recrimina questo delitto, usa le parole del Vescovo e segue un comandamento del Vescovo, perché è il Vescovo stesso che dice voi parroci dovete recriminare questi delitti, dovete essere i primi. Dice non siate figli di Caino, c'è un comandamento che dice di non uccidere, la vendetta non è, non è il modo di affrontare queste situazioni, eccetera. Usa le parole del Vescovo, tutto sommato, e obbedisce a un comandamento del Vescovo che dice, eccetera. In seguito a questa recriminazione si capisce subito, chi frequenta la parrocchia capisce subito che sarà ucciso anche lui. C'è quella famosa frase a una donna, a una signora, a un gruppo di donne che lo vedevano come un bambino ancora perché aveva un aspetto infantile quasi per molti attesamenti, di Don Giuseppe, Don Pepo, che cosa le faranno adesso? E lui la uccideranno e lui dice va bene, se mi uccideranno sconterò qui il mio purgatorio e andrò in paradiso suonando il mandolino, che era il suo strumento preferito. Viene infatti preso il 19 aprile con un tranello, gli si fa sapere che i partigiani hanno bisogno di lui, e lui è abituato sempre a seguirli, a rispondere ai loro bisogni, va loro incontro e viene preso e ucciso sul Monte Fosola. C'è tutta la sequenza dell'uccisione descritta
da Il solitario sulla nuova penna nel febbraio 1946, e io ho potuto ascoltare anche il racconto di una signora di Monchio, in casa del quale, nella stalla del quale Don Iemi si era rifugiato, e c'è una sequenza che ha delle somiglianze incredibili al viaggio al Calvario di Gesù. La mamma che stava raggiungendolo, era verso Pignedolo, sente gli spari e ha un'impressione molto, molto dolorosa, ha paura che l'abbiano ucciso. Infatti arriva, lui non c'è, le dicono di aspettare, glielo faranno vedere solo due giorni dopo, quando la salma ritornerà dal Fosola, su una carretta tirata da due vacche. Ecco, l'ultimo punto che poi penso, vi chiedo scusa se sono stato anche troppo lungo, dopo l'uccisione materiale segue anche il tentativo di uccisione morale, cioè di dire lo abbiamo ucciso perché era un traditore, era una spia e per causa sua sono stati uccisi i partigiani di Monchio. Cioè il riferimento è al fatto di Gatta. L'8 gennaio 1945 i tedeschi, iniziando il famoso rastrellamento di quei giorni, avevano sorpreso il distaccamento partigiano che teneva a bada il passaggio del Secchia, un ponte distrutto e rifatto precariamente, nevicava molto forte, sorprendono i partigiani, ne uccidono alcuni e ne prendono altri che uccideranno poi a Ciano. E da lì passano per iniziare il rastrellamento. I partigiani di Gatta però erano d'accordo con il commissario Baracca di Felina che sorvegliasse i tedeschi che erano a Felina, perché se si fossero mossi lui avrebbe dovuto avvisarli in maniera che avessero fatto in tempo a reagire e a difendersi. Ma nevica molto forte, il commissario Baracca se ne infischia e resta a Felina. Gli dicono: guarda che devi andare giù ad avvisare, hai il biglietto scritto. E lui risponde con una frasaccia: di questo biglietto io mi... eccetera. Per questo suo tradimento, direi, del compito che aveva, la 26ª Brigata emette il 20 gennaio 1945, dice: l'ex commissario Baracca è ritenuto da tutti i garibaldini della zona di Felina responsabile dell'eccidio della Gatta, poiché consapevole fin dalla sera precedente, giorno 7 corrente mese, del rastrellamento, non ha voluto avvisare la postazione e il posto di blocco della Gatta. Il distaccamento Pigoni e Gemelli Giovanni, domandano che sia fucilato. Noi, in base a documenti raccolti che comprovano la colpa del Baracca, abbiamo consentito e dato l'ordine che dove viene trovato venga ucciso. Poi però Baracca non viene ucciso. Ma il 19 aprile, stranamente, quando i due garibaldini hanno catturato Don Iemi e incontrano una donna di Monchio, le dicono: guarda, sputale pure in faccia, è per colpa sua che tuo figlio Agatta è stato ucciso. Cioè viene fuori che girano la colpa su Don Iemi, e non solo gli girano questa colpa, ma lo accusano anche di essere cappellano della brigata, di essere iscritto alla Brigata Nera di Reggio e di avere partecipato e guidato dei rastrellamenti. Cioè gli attribuiscono quello che è il profilo in fotocopia, direi, di un prete che veramente era cappellano di una Brigata Nera, quello che è un collaboratore di Crociata Italica, che veramente ha... Don Calcagno? No, è l'altro,
Scarpellini, ecco, esatto. Scarpellini. Don Scarpellini, che veramente era, penso che le accuse che gli vengono mosse fossero vere, perché da come scrive su Crociata Italica, indubbiamente, sì, la pensava proprio così. Ma evidentemente Don Iemmi con la Brigata Nera non c'entrava proprio un tubo di niente. Anche se forse hanno tentato di rendere credibile l'accusa con il fatto che Don Iemmi ha avuto contatti con i tedeschi e è andato ad esempio a Pantano a perorare la liberazione di alcuni partigiani catturati. E ha con i tedeschi nell'agosto, settembre 44, fatto uno scambio di prigionieri delegato dai comandi partigiani. Ecco, è ben difficile che potesse, era in amicizia intima e collaborazione col CLN, con il comando Piazza, con Don Carlo, con Marconi, con Don Casotti, non avrebbe mai potuto nascondere un'appartenenza come quella che gli viene attribuita. Queste accuse comunque saltano tutte evidentemente, però rimane a Felina un clima di terrore di questo gruppo ristretto, non i garibaldini, ma un gruppo ristretto di chi dice garibaldini, chi dice SAP locali. Nei documenti a volte appaiono dalla SAP locale, a volte dalla 26esima. Quindi rimane questa memoria molto viva di un prete che ha fatto il suo dovere, che poteva anche fregarsene e andare a scappare e salvarsi, ma ha voluto restare sul posto per compiere fino in fondo il suo dovere di prete, e pur sapendo che poteva essere ucciso. E alla fine, dalle ultime pagine del suo diario, si capisce che era persuaso che sarebbe stato ucciso, ma ciò nonostante ha continuato a fare il suo dovere di prete e a salvare anche vite da quella furia omicida che aveva preso alcuni garibaldini di Felina, girando per le case, quindi senza essere particolarmente notato, avvisava a parecchie persone di mettersi in salvo perché erano a rischio. Infatti anche Felina, Castelnuovo, correva l'idea imminente della rivoluzione, non dell'insurrezione, della rivoluzione, che è una cosa ben diversa. Tant'è vero che a Castelnuovo c'è il ricordo di un gruppo di questi partigiani comunisti, non so dire neanche io come, che si preparavano a fare la Spartana. E allora uno di questi dice: bene, io prendo tutti i fondi del tale e del tal'altro. E i compagni gli dicono: ma non, come fai? Non riesci a coltivarli tutti, sono 6 o 7 fondi. Dice: ah, non fa niente, ci metto dei mezzadri. Ecco, questo episodio per dire che per loro non c'era insurrezione, c'era una rivoluzione che cambiava i protagonisti, ma non cambiava la situazione. Chi era padrone diventava servo, chi se la scampava, e chi era servo diventava padrone, ma la situazione sociologica non cambiava. Ecco, bene, rimane Felina un po' per anni questo terrore. Lo combatte efficacemente il nuovo parroco entrato a Felina nel novembre del 45, Don Artemio Zanni, che rimarrà fino alla morte nel 1990. Don Artemio Zanni gli viene chiesto di andare a Felina quando nessun prete voleva andarci. Ci sono tutti i carteggi, i tentativi della curia che cerca un prete che vada a Felina, ma nessuno vuole andarci. Arriva questo Don Zanni di ritorno dalla prigionia in Germania. In Germania ha fama di aver tenuto testa ai tedeschi per difendere i suoi soldati deportati. Lui accetta, rischia grosso, ma con delle vicende che il giornale Candido lo definisce il Don Camillo di Felina. Ci sono 2 pagine dedicate a lui, del 55 penso, in cui viene definito il Don Camillo di Felina. E qualcuno ha riferito che tranquillamente molte immagini di Don Camillo sono mutuate dalle imprese di Don Zanni. Per esempio i comizi comunisti a cui lui va
direi, tenendo testa ai comizianti comunisti. Sì, e poi ecco, rimane di lui la memoria di un, quindi di un martire della Chiesa, un martire della fede, un martire del dovere sacerdotale, entro la quale però viene collocata anche quella di un martire del partigianato, della resistenza. Due immagini che vanno di pari passo, ma una dentro l'altra. Questo sia a Montecchio, sia a Felina, con varie opere, dediche, pubblicazioni, dedicazioni, eccetera. Scusate, un po' lungo, ma... No, benissimo, per bacco. Bene. Bene, ringraziamo per la precisa e accurata esposizione Giovannelli, che appunto è anche il biografo, diciamo, di Don Giuseppe, di Don Giuseppe Iemmi. E c'è delle cose che hai appena detto, ovviamente, no? Cioè, tutte le relazioni, no, di oggi sono talmente ricche che stimolano una serie di considerazioni. Io pensavo anche, perché me ne sono occupato, il tema della violenza, della violenza agita in questo caso, e all'interno delle formazioni partigiane, no? Negli archivi, di storico, gli archivi partigiani, c'è una abbondanza enorme di indicazioni circolari su come regolare queste esplosioni di violenza, e anche in particolare, e non sorprende proprio, ma del Partito Comunista, che era quello che in realtà, conoscendo la linea del Partito Comunista, che era quello più danneggiato da queste azioni. In particolare, l'hai detto tu all'inizio, Felina è anche in una località, per chi non è di Reggio c'è un po' più difficile, ma è già montagna, ma non è ancora alta montagna, è poco distante dal centro più importante della montagna, Castelnuovo Monti, è in una zona di incrocio, di confine, ecco, è in queste zone di confine dove più facilmente la violenza, perché minore il controllo. Io penso al caso che ho studiato, quello del partigiano Azor, sì. Cioè Azor, che era il vicecomandante della 76esima SAP, ma che viene ucciso da partigiani, un partigiano ucciso da partigiani, un comandante ucciso da partigiani. E proprio dalla estrema difficoltà di controllare questi gruppi. Io non ho esattamente adesso l'informazione, ma posso immaginare fossero più SAP che Brigate Garibaldi, no? Cioè, le SAP erano queste formazioni che nascono anche in montagna, vengono reggimentate anche in montagna, anche qua, no? Cioè, perché c'era il bisogno comunque di ordinare, di arginare, di dare un senso, ma sono, passatemi l'espressione, partigiani part-time. Sì. Cioè, nel senso che sono partigiani che hanno ancora una loro copertura e poi fanno azioni, e ovviamente con tutte le possibili influenze, Felina, fra l'altro è sempre stato un centro rosso anche prima del fascismo, non era? Cioè, c'è l'antagonismo di Felina ha appunto radici antiche, quindi il fatto che ci fossero persone che al di fuori ma di qualunque altra indicazione, anzi contro le altre indicazioni, potesse immaginare la Spartania, cioè la rivoluzione, capite che era un enorme problema di gestione da parte dei comandi partigiani. Infatti, vuol dire, io poi avendo le mie radici da quelle parti, so bene di episodi anche che hanno coinvolto la mia famiglia, dove partigiani, metto fra virgolette, ma che si erano dedicati ad attività in proprio, hanno anche trovato la fine dentro un castagneto per mano degli stessi partigiani. Quindi c'è la gestione della violenza, ma non e non tanto per motivi di etica, era anche un ragionamento estremamente politico. Cioè, la resistenza vive in un territorio se vive in simbiosi, se vive in collaborazione con le popolazioni. Se si incomincia a rubare, se si incomincia ad immaginare la Spartania o ad ammazzare gente che
come dire, ma che c'entrava poco. È chiaro che si perde il consenso di quella popolazione, c'è un problema politico ancor prima non che etico, ecco, quindi questo era uno dei problemi no, più grossi che purtroppo, come dire, io posso immaginare, ce la butto lì, ma proprio così, se le cose no, che dette che chi ha ammazzato Don Yemi facendogli queste accuse, io non escluderei, sembra che io scrivo anche dei racconti, io ce li farei diventare amici di, no, cioè di Baricca, cioè che fosse stato lo stesso Baricca, no, cioè a spargere no, queste voci, infatti lui poi no, è passato come dire, no, senza danni. Baracca. Baracca. Va detto che Baracca viene anche da Puglianello, da un nucleo comunista duro di Puglianello. Ecco, uguale, vedi che... Ecco, no, vabbè. Bene. Posso dire un'ultima cosa? Certo, ecco, a proposito di questo accrescersi rapido anche di uccisioni sotto la liberazione, Giorgio Morelli, ma l'ho sentito dire anche senza citare la legge esatta, fa riferimento al decreto legislativo 12 aprile 48 che dichiara che qualunque cosa commessa dai comunisti, da chi è coinvolto nella lotta di liberazione, non è punibile. 45, sì. Sì. 12 aprile. È un riferimento, probabilmente Fellini lo conoscevano molto bene, che parlavano, siamo per legge, siamo fuori. Bene, ringrazio ancora per la ricchezza del tuo contributo. Adesso ascoltiamo l'intervento di Fabio Montella. Ma che ci parlerà dei sacerdoti vittime della guerra e dei suoi strascichi, il caso modenese. E Fabio Montella è un ricercatore indipendente, collabora con l'Istituto Storico di Modena e con la Fondazione Villa Emma di Nonantola, è membro del CDA della Fondazione Fossoli ed è direttore responsabile della rivista storica Clionet. Attualmente ha in corso progetti di ricerca con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio Storico della Polizia di Stato. Sta inoltre curando una biografia di Don Francesco Venturelli per conto del gruppo Scintilla di Carpi in accordo con la Diocesi. Ha pubblicato recentemente per Giuntina di Firenze il volume Speriamo in giorni migliori e gli ebrei stranieri a Modena, vita quotidiana, persecuzioni, deportazioni, salvataggio, ritorno, e 1933-1947. Cioè per le sue ricerche sulla storia dell'influenza spagnola ha ricevuto nel 2021 il premio Cesare Mozzarelli a Mantova, fa parte del comitato scientifico del progetto Dopoguerra e pandemia e l'influenza spagnola in Sicilia, istituzioni, società e memoria, e 1918-1919. Prego. Grazie mille, buon pomeriggio. Parto il mio intervento con una citazione che non c'entra nulla con i sacerdoti uccisi, ma che mi piaceva mettere in apertura. È del 1939, questa citazione è di John Fante nel suo romanzo Chiede la polvere, quindi parlava della Grande Depressione negli Stati Uniti, però mi piaceva perché dava il senso. Vivere era già abbastanza difficile, ma morire era un compito eroico. Ed è in effetti quello che successe poi ai sacerdoti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il mio intervento si focalizzerà su Modena, sul caso modenese, ma si concentrerà sull'attività sia dei sacerdoti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche sul rapporto tra Chiesa locale e fascismo, con il punto di svolta rappresentato dall'8 settembre 1943 e sulla questione dell'ordine pubblico nell'immediato dopoguerra. È un tema molto molto ampio, ovviamente non potremmo esaurirlo, ma mi sembra che sia innanzitutto importante tenere presente tutti gli aspetti, cioè avere un'ottica di lungo periodo e leggere questi avvenimenti, cioè nel loro intreccio e nel loro divenire. Solo così possiamo avere degli utili elementi di comprensione e anche crearci qualche griglia interpretativa al di là degli stereotipi che si usa fare di solito. Un'ottica di lungo periodo che peraltro, a mio giudizio, deve arrivare in qualche caso anche a quello che è accaduto nella prima guerra mondiale, poi vedremo perché, nel dopoguerra della prima guerra mondiale, perché altrimenti se noi leggiamo gli episodi solo schiacciati sull'ultimo periodo non li comprendiamo. Parto quindi dai numeri che sono continuamente in divenire, tanto è vero che
abstract che trovate nella cartellina sono già diversi da questi, perché sono in continuo aggiornamento, perché poi lo dirò. Al centro appunto ci sono 17 religiosi uccisi, 12 durante la Seconda Guerra Mondiale e 5 nel dopoguerra. Parto però non da un sacerdote ucciso, ma da un attentato. Un attentato che costa la vita a una delle persone che viaggiavano su questa Topolino, che siete i primi a vedere dopo gli inquirenti, perché l'ho trovata recentemente in carte, diciamo, di fonte giudiziaria. Però è interessante per tutta una serie di aspetti questo attentato. Coinvolge un sacerdote, che era Don Giuseppe Boselli, che era nello stesso tempo parroco, presidente del CLN locale e sindaco di Bonporto, quindi immaginate, ed era in auto insieme al medico condotto Carlo Testa e a Francesco Locastro, che era l'ex maresciallo dei carabinieri durante il periodo fascista e poi diventa capo della polizia partigiana. Quindi tutti e tre erano membri del CLN, collaboravano con i partigiani, vengono fatti segno di un attentato, appunto un grave attentato, che, questa è la Topolino, la freccia indica la direzione di marcia della Topolino, che viene crivellata di raffiche di mitra. Viene colpita una sera, il 9 maggio del 1945, quindi guerra finita, al ritorno da una festa partigiana. E vengono fatti segno di colpi di mitra. Don Boselli rimarrà ferito al mignolo della mano destra, fortunatamente non subirà conseguenze più gravi. Diciamo, le carte giudiziarie ci dicono che i principali sospetti erano partigiani, quindi per tornare proprio a quello che diceva Storchi, cioè partigiani vuol dire tante cose. Qual è il movente che poi non resta alla prova del processo? Cioè al processo poi i tre principali indiziati vennero assolti in istruttoria. Qual era il movente? Il movente era che la sorella, che era indicata come la mandante di questo attentato, la sorella di uno dei due partigiani poi accusati di questo attentato, era stata accusata a sua volta dal ex maresciallo dei carabinieri Locastro di essere stata una collaborazionista e in rapporti, diciamo, d'affari con i tedeschi. Lei, per vendicarsi di questo, ma anche del fatto che Don Boselli, in quanto presidente del CLN, aveva concesso un'autorizzazione per un'attività commerciale che era concorrente all'attività commerciale di questa sorella del partigiano, un'osteria sostanzialmente, ce l'aveva anche con Don Boselli. Quindi vedete che in mezzo c'è un po' di tutto, ci sono moventi principalmente di carattere economico, ci sono partigiani che sparano ad altri partigiani, a persone che facevano parte del CLN, le tre principali personalità del comune di Bonporto in quel momento sono appunto il maresciallo, il sindaco, il presidente del CLN, il parroco e il medico condotto, quindi cioè, praticamente c'era tutti, dentro quella Topolino c'era il paese. È interessante questa vicenda, qui vedete l'auto colpita, anche per la memoria. Si diceva questa mattina, diceva Sant'Agata, appunto sulla memoria che poi si stratifica, e in questo caso si è stratificata con le ipotesi più fantasiose, al di là di quelle processuali. Per esempio che lo stesso Don Boselli e Locastro avrebbero premeditato l'eliminazione di Testa, e questa è una tesi che ha circolato così in maniera incontrollata nel paese. Si dice che molto difficilmente è immaginabile che due che viaggiano su un'auto la facciano mitragliare per eliminare il terzo passeggero, eppure era un'ipotesi che ha girato. Oppure che ad uccidere Testa fosse stato lo stesso Locastro, cioè il carabiniere che era nel sedile posteriore, sparando contro gli attentatori e quindi sbagliando il colpo e sparando al guidatore, che era Testa. Anche questa una ipotesi fantasiosa, perché poi dalla perizia dell'auto i colpi sono evidentemente tutti sparati dall'esterno verso l'interno. Insomma, questo per dirvi che c'è da tenere insieme tanti aspetti, e che appunto nel buio della ricerca storiografica, che non si è occupata per esempio di andare sulle fonti, le fonti sono quelle per esempio giudiziarie, dove c'è la perizia, dove ci sono queste foto, eccetera. Questo è, che vedete, Don Boselli, tra l'altro con una carta d'identità falsa quando operava per la resistenza, e quindi insomma qui dentro c'è un po' di tutto. Torniamo però ai 17 religiosi uccisi. In guerra 12, dicevo, e nel dopoguerra 5. Durante la guerra sono, ma poi ci torneremo, sono appunto
dal 42 in avanti, e quindi arriviamo poi fino al 15 gennaio 1946 con l'ultimo ucciso. Ho provato a raccoglierle anche per tipologia, diciamo. Allora, 17 religiosi uccisi durante la guerra significa che, durante la Seconda Guerra Mondiale, significa che 2 sono morti nella campagna di Russia, 5 per l'avanzata degli alleati, un tema di cui si parla pochissimo, solo recenti ricerche hanno cominciato a mettere a punto anche i dati, per esempio, sulle vittime civili dell'avanzata degli alleati, 3 per mano dei nazifascisti e 7 per mano di altri. Io qui dico altri perché poi vedremo i motivi, insomma. Dei 17 religiosi, 2 sono stati dichiarati beati. Diciamo, Rolando Rivi me ne sono appropriato in quanto modenese, perché appunto viene ucciso a Modena. E Don Luigi Lenzini, dichiarato beato nel 2020, sono i 2 unici beati. Ecco, dei 17 religiosi uccisi, però ce ne sono anche 3 per mano dei nazifascisti, che a differenza di Reggio Emilia non sono stati riconosciuti beati. Donelio Monari, una figura estremamente importante non solo a livello modenese, Don Natale Monticelli, che viene ucciso a Bologna, e Don Giuseppe Donini, sulla cui morte sono stati avanzati dubbi, cioè morte per mano dei nazifascisti, ma insomma noi la diamo per acquisita. Ecco, Donelio Monari, una figura luminosissima, dicevo, e che tra l'altro viene, la curiosità è che viene dichiarato santo subito, non dalle autorità religiose, che non lo hanno fatto, ma dalle autorità civili, in quanto è medaglia d'oro al valor militare alla memoria e, appunto, come leggete nella motivazione, primo fra i cappellani di unità partigiani operanti nell'Appennino modenese, era tutti un indimenticabile esempio sia nel santo esercizio della sua missione sia nei pericoli del combattimento, eccetera, fra atroci sevizie sopportate con la fermezza dei forti, sempre incoraggiava e confortava i compagni sofferenti e li benediceva prima di avviarsi all'estremo sacrificio. Ecco, dei 17 religiosi uccisi bisogna dire che su Modena c'è una bibliografia piuttosto scarsa, a parte appunto il caso di Donelio Monari, che è stato ampiamente, insomma, approfondito. È stato un argomento disertato in gran parte dagli storici e le biografie sono state in parte appunto restano sconosciute o sono state anche travisate. Perché dico questo? Perché ho avuto appunto il modo in questo periodo di occuparmi di Don Francesco Venturelli. Don Francesco Venturelli, dicevo, un'ottica di lungo periodo, viene ucciso il 15 gennaio 1946 ed è un caso emblematico. Intanto non è mai stato chiarito, non si è mai arrivati a un giudizio in un tribunale, anche se insomma ci sono alcuni elementi che poi porterò all'attenzione nel libro. Don Francesco Venturelli, da cappellano, quando era ancora, diciamo, giovane cappellano a Mirandola, era stato una delle vittime degli squadristi che avevano invaso la canonica, lo avevano oltraggiato. Poi visse la soppressione come assistente spirituale dei giovani della GESCI del reparto scout di Mirandola, al quale lui, che aveva creato sostanzialmente, lo visse molto male, insomma, questa soppressione da parte del regime. Durante gli anni 30 è costantemente in lite con le autorità locali del regime. Ora, con un effetto paradossale del tutto straniante, secondo me, rispetto alla natura e al profilo biografico del personaggio, oggi Don Francesco rischia di diventare un martire delle destre dei revisionismi, perché attribuiscono la sua morte a partigiani tout court, senza aver, tra l'altro, prodotto mai evidenze documentali, e appunto semplificando molto la sua biografia. Un'altra prova dell'appiattimento di queste biografie l'ho verificata, insomma, in certo senso opposti, in una biografia che ho curato di un parroco nato peraltro in provincia di Reggio Emilia, cioè San Martino in Rio, Don Enrico Bussetti, che fu un parroco che invece aiutò la Resistenza, e per questo la memoria si è costruita intorno a questo parroco, che non viene ucciso, diciamo vive fino al 1959, si costruisce la memoria nel paese di un prete rosso, di un prete vicino ai comunisti, di un prete che era stato un prete resistente. Vedete poi la sua lapide, insomma l'iscrizione ricorda appunto il suo impegno anche nella Resistenza. Ecco, questo è un altro tema, è un altro motivo per cui anche in questo caso dico la memoria
non dobbiamo prestare troppa fede alla memoria, ma tornare sui documenti, perché Don Enrico Bussetti, si chiamava questo parroco di San Possidonio, così come Don Francesco Venturelli, era stato un parroco che aveva partecipato a tutta la Prima Guerra Mondiale ed aveva maturato durante la Prima Guerra Mondiale come prete soldato, quindi non come cappellano militare, ma come proprio prete soldato, cioè occupato nelle attività, diciamo, di assistenza nelle sezioni di sanità sostanzialmente, così come Don Francesco Venturelli, avevano maturato un fortissimo senso di patria, un fortissimo senso di italianità, che vissero Don Francesco e Don Enrico in contrasto con il senso di patria invece proposto, quel senso di patria rozzo e molto, diciamo, propagandistico dei fascisti, no? Con questa appropriazione esclusiva della patria. Patria siamo noi, abbiamo vinto la Prima Guerra Mondiale, noi siamo gli eredi di quella roba lì. Invece Don Francesco Venturelli e Don Enrico Bussetti vedevano diversamente questa vicenda, si sentivano molto più, diciamo, patriottici di molti fascisti patrioti. Questo per dire che, appunto, anche nella vicenda di Don Bussetti, che visse in contrasto con le autorità del regime, poi c'è una svolta dopo l'8 settembre, l'aiuto ai partigiani da parte di Don Enrico Bussetti, l'aiuto agli ebrei perseguitati da parte di Don Francesco Venturelli. Però, diciamo, la scelta di campo, a proposito appunto del fatto che a un certo punto poi bisogna scendere in campo, non bisogna stare su un ramo, viene fatta in questi casi. Allora, diciamo che due premesse. Una è che, appunto, l'ho fatta, la bibliografia è molto scarsa, fino allo studio di Massimo Storchi del 95, soprattutto per le uccisioni del dopoguerra, la bibliografia era molto, molto scarsa ed era lasciato un po' quello che si diceva poi anche negli altri interventi, un po' al libero campo, ai pamphlet, alle ricostruzioni magari fantasiose o comunque con dei teoremi. Il teorema era partigiano uguale comunista uguale assassino, no? In molte di queste ricostruzioni storiche che arrivano poi fino anche ai nostri giorni. Ricordo anche il volume Preti uccisi dai partigiani, no? Recente di Beretta, giornalista dell'Avvenire, che dice appunto nella bandella di copertina che Peppone ha ucciso Don Camillo, per riassumere questi concetti, cioè tanto per semplificare, no? Una premessa è questa. L'altra premessa è che la provincia di Modena geografica e amministrativa è suddivisa su quattro diocesi, in particolare poi su due diocesi: l'arcidiocesi di Modena e Nonantola e quella di Carpi, che comprende tra l'altro anche Rolo, che è in territorio reggiano. Poi c'è la diocesi di Reggio Emilia per i comuni di Sassuolo e Prignano e la diocesi di Bologna per i comuni di Castelfranco Emilia. Quindi è una provincia suddivisa in varie, anche oggi, insomma, su diverse diocesi, e questo aspetto è importante per capire anche poi i comportamenti dei vescovi che danno la linea, no, ai sacerdoti, e quindi anche i margini di azione che possono avere i sacerdoti sui territori in un periodo così difficile come può essere quello appunto conseguente ad esempio all'8 settembre 43, no? In cui appunto bisogna decidere. I vescovi sono arcidiocesi di Modena e Nonantola. Monsignor Cesare Boccoleri è un vescovo che arriva dalla diocesi di Terni e Narni, se non ricordo male nel 39 arriva a Modena. I vent'anni precedenti era un vescovo completamente, diciamo, appiattito sulle posizioni del regime, che considerava il miglior, diciamo, regime possibile, la miglior forma di governo possibile per quanto riguardava i cattolici, no? In termini di esigenze di ordine e disciplina, di moralità, di buon costume, di chiari rapporti gerarchici, di regolamentazione dall'alto di ogni rapporto sociale, rapporto sociale in sostanza. Quindi è chiaro che dopo il 25 luglio già crolla questo mondo in lui. Dopo l'8 settembre l'arcivescovo Boccoleri, in questa foto lo vediamo ritornare a Modena subito dopo la liberazione, vedete che aria, veramente si vede anche dalle foto, un'aria smarrita, non sa effettivamente, probabilmente ripensa alle sue scelte precedenti. Dopo l'8 settembre vive il suo rapporto con le autorità civili in maniera più fredda e distaccata, comincia a elaborare qualcosa. Però lui cosa fa? Nel marzo del 44 si ritira
a Cognento, sede estiva del seminario, quindi in campagna. Lui a quel punto dà il segnale che dà, il messaggio al clero, è quello di ritirarsi in se stessi, di ripiegare, di servire solo la Chiesa nella sua prova più difficile, in una fedeltà estrema ed esclusiva, quasi una chiamata al martirio, ma ovviamente per gli altri. Si diceva appunto Giovannucci questa mattina le monadi, no? Sono monadi che si ritirano nel secondo Boccoleri, doveva accadere questa cosa. Molto molto diverso è quello che avviene nella diocesi di Carpi con Monsignor Federico Dalla Zuanna, che qui vediamo in questa immagine al centro, e qui con Don Francesco Venturelli in visita al campo di concentramento di Fossoli. Monsignor Dalla Zuanna arriva anche lui nel 41, quindi poco dopo Boccoleri, ma è anche lui anziano, è anche lui malfermo in salute, ma è tutta un'altra storia su Carpi. È un vescovo molto attento ai temi della giustizia sociale, mostra vicinanza a coloro che si stanno impegnando, si è ricordato Edoardo Focherini, Don Zeno Saltini, no? Fondatore dell'opera Piccoli Apostoli e poi di Nomadelfia, della sorella di Don Zeno Saltini, Marianna Saltini, mamma Nina in sostanza, che con la Casa della Divina Provvidenza stava aiutando appunto gli ultimi. Ecco che capite che i segnali che vengono dati a livello diocesano non sono gli stessi su tutto il territorio della provincia di Modena. Faccio solo cenno al fatto che dei sacerdoti uccisi, diciamo tra fine della guerra e dopoguerra, solo uno verrà ucciso nella diocesi di Carpi, che è Don Francesco Venturelli, sul quale, ripeto, non si è mai arrivato a un processo, quindi diciamo il movente dell'uccisione di Don Francesco Venturelli è abbastanza incerto. Un altro dato che vi do è che su circa 300 parrocchie della provincia di Modena, quindi tutta la provincia, circa 120 sacerdoti fornirono un aiuto alla lotta al nazifascismo, diciamo non episodico, quindi un aiuto concreto e largo. 30 furono arrestati, 2 furono deportati e ben 24 vennero riconosciuti partigiani o patrioti nel dopoguerra. Quindi torniamo a vedere queste figure, insomma, di sacerdoti uccisi nella diocesi. Allora, 2 dicevo nella campagna di Russia, Don Palmiro Ferrucci Morandi, tenente cappellano, morto per ferite in combattimento sul Don, che venne assegnata la medaglia d'argento al valor militare, che morì appunto nell'agosto del 42. Il secondo è Don Giuseppe Muratori, tenente cappellano. Vi dicevo che la bibliografia su queste figure in generale, sulle figure dei sacerdoti, è molto scarsa, tanto è vero che io ho trovato in bibliografia 3 diverse date di morte di questo povero Don Giuseppe Muratori, sul quale occorrerà fare chiarezza, cioè morto in situazioni e circostanze anche abbastanza diverse. 5 religiosi morirono per l'avanzata degli alleati. Don Amadio Po, parroco di Tramuschio di Mirandola, colpito da un proiettile, mitragliamento alleato. Don Alberto Fedozzi alla stazione di Villafranca Cavezzo della linea ferroviaria Sefta a seguito di un bombardamento. Suor Gertrude Adelaide Linaudi all'ospedale di Pavullo morì nel crollo dell'ospedale a seguito di un bombardamento e aveva aiutato molti ufficiali allievi dell'Accademia Militare che si erano, diciamo, che non avevano aderito alla Repubblica Sociale, che si stavano nascondendo in Appennino, quindi una persona che aiutò la resistenza in senso lato. Don Aldo Boni, parroco di Rocchetta Sandri, trafitto nella schegge di granata il 3 aprile del 45. Don Aristide Derni, sepolto sotto le macerie del campanile bombardato, che poi è ricordato anche appunto ai piedi dell'attuale campanile. Quindi capite che dobbiamo tener conto di tante, 5 persone sono state uccise, diciamo, dall'avanzata alleata. Nazifascisti sono 3, e ve li ho ricordati: Don Elio Monari, ucciso alle cascine di Firenze dalla banda Carità dopo essere stato torturato tra il 23 e il 24 luglio 1944. Don Elio Monari, che si era unito alla resistenza dopo aver attivato una rete importantissima di soccorso a tutti i perseguitati, quindi disertori dell'RSI, prigionieri alleati, ebrei, e quindi una rete che andava dalla Svizzera fino a Roma, una rete di salvataggio. Poi, quando a un certo punto venne
ricercato attivamente, anche perché il vescovo Boccoleri, come vi ho detto, lo aveva minacciato quando seppe appunto di queste sue attività di sospenderlo a divinis, perché appunto la sua idea era quella che i sacerdoti non dovessero impegnarsi in queste attività. Don Elio Monari sale in Appennino, si unisce, diventa cappellano delle brigate partigiane, viene poi catturato mentre sta soccorrendo un ferito e viene catturato, viene portato a Firenze, torturato e lì ucciso, e i suoi resti verranno trovati solo 12 anni dopo la morte. Appunto qui c'è la lapide alle cascine che lo ricorda. Don Natale Monticelli, parroco di Monzone, che viene ucciso il 20 settembre del 44 dalla SS al poligono di tiro di Bologna in un episodio che ancora oggi è diciamo abbastanza tutto sommato oscuro. E Don Giuseppe Donini, appunto vi dicevo, ucciso ufficialmente da una raffica di mitra da un militare tedesco nei pressi della canonica, versione che poi qualcuno ha recentemente, senza però portare prove documentali, ha messo in dubbio. Uccisi da altri. E qui veniamo insomma un po' al tema, il tema caldo, diciamo. Sette, di cui due in guerra e cinque nel dopoguerra. Il primo è Don Ernesto Talè, sul quale esiste oggi un libro molto approfondito e ben documentato di Giovanni Fantozzi, che appunto ricostruisce una vicenda che ha poco a che fare con l'odio, mi pare, della religione, quanto piuttosto con altro. Don Ernesto Talè viene ucciso il 12 dicembre del 44 a pugnalate, pare anche a colpi di zappa, per un movente che è tutto un intreccio di motivazioni economiche, di personali e diciamo di natura politica. Poi magari se volete Rolando Rivi, ovviamente non mi soffermo troppo, insomma poi le cose poi sono quelle che abbiamo sentito anche prima per Don Yemmi, cioè, o anche in precedenza, cioè accusati di essere delle spie ma poi senza portare prove, quindi anche lì bisognerebbe capire effettivamente fino a che punto. E comunque la giustizia ha fatto poi il suo corso, 23 anni i due responsabili, ne hanno scontati 6 per effetto dell'amnistia. Uccisi da altri nel dopoguerra, ecco, 17 religiosi uccisi. Apro una piccola parentesi perché mi sembra importante. Il lavoro di Massimo Storchi è stato fondamentale appunto perché ha cercato di dare una forma statistica alle morti, diciamo appunto le morti del dopoguerra, cioè la violenza politica che esplode nel dopoguerra in provincia di Modena. Rispetto alle conclusioni insomma alle quali arriva Massimo Storchi, ci sono però degli elementi, diciamo se guardiamo solo le uccisioni di parroci o di sacerdoti o di religiosi, vediamo un po' di differenze, cioè Massimo Storchi dice nel suo libro: zone con più morti violenti in generale, quindi tutte le morti violente, sono Modena, Castelfranco Emilia, Carpi e Mirandola. Per quanto riguarda solo i religiosi uccisi, i cinque religiosi uccisi, le zone con più morti violenti sono l'Appennino, 3, dove diciamo nel secondo dopoguerra continuano a circolare bande pseudo-partigiane, bande di delinquenti che dediti alla rapine, alle estorsioni e a furti e ad altri diciamo, episodi delinquenziali. Non a caso sono proprio 3 in Appennino. Castelfranco Emilia 1, il centro del triangolo rosso, no? È tanto caro ai revisionisti di ieri e di oggi, un episodio, e a Carpi 1, che è appunto quello di Don Venturelli. Quindi vedete che c'è un po' di differenza rispetto anche ai numeri complessivi. Cioè, che cosa succede in Appennino? Dalle carte giudiziarie, che oggi sono disponibili, cioè bisogna andare a leggere, però non c'è, forse ci sono pochi storici che vanno in archivio e vanno a scartabellarle, perché le carte ci sono. E oggi cosa ci dicono quelle carte? Che gli episodi di violenza non sono solo quelli dei sacerdoti che vennero poi uccisi, no? E questo ci farebbe pensare a un disegno criminale di violenza, di violenza in odio alla fede, di violenza politica. In realtà ci sono un sacco di episodi di violenza, di estorsioni, di rapine, appunto nei confronti di sacerdoti che
non si concludono con il sangue. I sacerdoti vengono in quel caso risparmiati, si ruba a casa del sacerdote. Allora forse bisognerebbe anche pensare che oltre all'odio della religione c'è anche un altro elemento. I sacerdoti sono spesso persone in età avanzata che vivono da sole o con delle domestiche, che amministrano beni, quindi denaro della chiesa o anche propri. In alcuni casi i moventi sono perché era il padrone, era il prete, era anche il padrone, era anche il proprietario terriero, per esempio, in alcune di queste uccisioni. Quindi sono persone in età avanzata, indifese, in canoniche indifese, e che vengono e che amministrano beni. Quindi persone che, come altre, ma forse anche più di altre, vengono ritenute più facili da appunto rapinare o appunto mandare una lettera in cui si dice se non, come mi è capitato di trovare tra le carte, se non consegni 100.000 lire entro una settimana ti facciamo fare la fine degli altri due sacerdoti che hai visto. Quindi insomma, questo per dire che questi elementi, parlare di uccisioni da parte di partigiani è veramente, secondo me, molto semplificatorio e sbagliato, perché i partigiani sono persone, così come i fascisti erano persone, quindi bisogna capire qual era il movente poi che li muoveva in questi episodi. Invece trovo molto utile la periodizzazione fatta da Storchi relativa ai periodi con più morti violente. Maggio a Modena è il periodo in cui vengono eliminate 91 persone, in gran parte appartenenti ai corpi militari della RSI, ma anche fascisti della prima ora, quindi ci sono un mondo composito, ed è, diciamo, quella violenza inerziale dell'immediato dopoguerra. Nel giugno del 45 già calano parecchio, vengono quasi dimezzati, sono 48. Poi nell'estate c'è una calma, e non a caso, diceva Yara Meloni, è il momento in cui poi le casse iniziano a funzionare, iniziano a vedersi che poi c'è una giustizia, no? Che comincia ad andare avanti. Poi la cosa si invertirà quando poi si vedrà che invece questa giustizia in realtà sarà una giustizia in parte tradita. Non è il caso di Reggio Emilia, evidentemente, ma su Modena ci saranno due esecuzioni alla pena capitale. Per il resto ci saranno fascisti accusati, cioè non accusati, colpevoli di fucilazioni di partigiani che negli anni 50 torneranno a vivere a Modena. Di questo probabilmente si è anche troppo poco parlato, di quanto la giustizia poi fosse. E quindi negli anni 50 c'erano non solo i parenti, c'erano i parenti più stretti, insomma, dei fucilati, ecco, in vita. In effetti, appunto, concordo con questa, cioè è in accordo con questa lettura anche il fatto che dei cinque religiosi uccisi nel dopoguerra, due vengono eliminati nel maggio del 45, uno in giugno, uno in luglio e uno nel gennaio del 1946. I cinque sacerdoti sono Don Giuseppe Preci, ucciso a colpi di pistola il 24 maggio del 45, movente probabilmente una rapina. La giustizia porta 18 anni di reclusione a tre ex partigiani, di cui 13 anni condonati, ma questo ovviamente è sempre un altro discorso, quanto poi effettivamente di pena scontano loro, come anche i fascisti condannati alle CAS. Don Giuseppe Tarozzi, parroco di Riolo, tra l'altro presidente del Tribunale Ecclesiastico di Nonantola, viene ucciso sempre nel maggio del 45. Forse il movente era che gestiva un'opera pia, quindi anche lì moventi probabilmente economici. Tre imputati condannati a 22 anni di reclusione, tre a 18 anni e 6 mesi. Don Giovanni Guicciardi, ucciso a colpi di pistola, il presunto autore del delitto, viene ucciso dai carabinieri e la giustizia prevede due condanne per i complici e il perdono giudiziale per un minore. Don Luigi Lenzini, ucciso a colpi di pistola, il movente è ignoto. Cinque imputati assolti per insufficienza di prove, uno per non aver commesso il fatto, due prosciolti in istruttoria. Don Francesco Venturelli, appunto, 15 gennaio del 46, ucciso a colpi di pistola, movente non è chiaro. La giustizia porta all'arresto di un ex partigiano e il movente lo scoprirete leggendo il libro che pubblicherò. Concludo, vado verso la conclusione, perché, diciamo, giustamente è stato osservato che appunto il rischio di unire tutte le vittime, che è la cosa che ho fatto io nel mio intervento, cioè io ho raccontato
in senso generale, che esiste un periodo storico che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino alla fine della, oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale, che va letto in continuità. Questo non vuol dire che tutte le vittime sono uguali, in generale, non sto parlando dei sacerdoti, che tutte le vittime siano uguali, eccetera. Salendo lo scalone dell'arcivescovado di Modena, in Corso Duomo, invece, si trova questa lapide, voluta peraltro da Monsignor Cesare Boccoleri, di cui vi ho parlato, appunto, con una sua visione particolare del mondo e del sacerdozio. E questa lapide, se vi capita di andare a Modena, vi invito, insomma, a guardarla, parla appunto è dedicata ai sacerdoti e ai chierici uccisi dalla guerra o sopraffatti dalla malattia per Dio e per la patria, proaris et focis, il clero, il popolo di Modena non altro, la guidati dall'arcivescovo abate Cesare Boccoleri, in memoria e come esempio da ricordare posero. Ora, questi sono i nomi, no, della diocesi solo di Modena, quindi non di tutta la provincia, solo della diocesi di Modena. Vediamo che ci sono 5 morti nella Prima Guerra Mondiale, 8 morti nella Seconda, vale la pena qui sottolineare che non c'è Suor Gertrude, perché evidentemente non è considerata degna di essere ricordata nella lapide, in quanto donna forse, 3 morti nel dopoguerra. Questo per dire che ovviamente noi dobbiamo prendere atto di questa lapide, c'è questa lapide che ci ricorda, tra l'altro, appunto, Don Elio Monari, no? che si dice appunto che è stato aureo numismata insignitus, quindi si ricorda, ma non c'è la spiegazione perché gli viene data la medaglia d'oro al valor militare, no? C'è solo scritto così. Non c'è nessuna, diciamo, la scritta è molto chiara, cioè sono morti per Dio e per la patria. Quello, insomma, che dobbiamo, credo, fare noi con occhi avvertiti, con occhi di oggi e con occhi, insomma, consapevoli, spero anche con quello che vi ho detto oggi, è capire se la patria, l'idea di patria di Dio dei cappellani militari morti in Russia, no? Sul Don è degna di, diciamo, è giusta tanto quanto la patria, l'idea di patria per la quale invece sono morti i sacerdoti che invece si sono impegnati nei confronti di tutti i perseguitati contro l'occupante tedesco e contro la Repubblica Sociale che, come sappiamo, insomma, i disastri che fece. Grazie. Bene, ancora grazie. Dice anche grazie, no, c'è per l'auto, c'è per la citazione, ma di mie lontane opere. Assolutamente no, anzi. Ecco, una cosa molto interessante, c'è delle cose molto interessanti. Allora, intanto non ci ti ringrazio, no, cioè per averci risparmiato la biografia, ma del vescovo, cioè di Reggio Emilia, ma dal 46 in poi, che ce ne facciamo anche bene a meno. E la continuità, cioè questo, no, cioè mi serve anche, no, per introdurre l'ultima relazione, cioè di Andrea Baravelli, cioè la continuità, cioè il tempo lungo, cioè leggere le vicende attraverso appunto la spazialità. Perché questo, no, cioè, ci consente, cioè i 20 mesi, no, cioè, di guerra e i mesi successivi, ancora, no, cioè, nel giugno, no, cioè, del 46, sono, cioè, in buona parte la ricapitolazione di tutto quanto era accaduto. In quei mesi si fanno i conti dei 20 mesi di guerra e dei 20 anni prima. E quindi, cioè, ma se non leggiamo tutto, appunto, no, ci rischiamo, come dire, di perdere il contesto, il senso, l'approfondimento. Poi, no, particolarmente Modena, che è un caso, no, molto interessante, su cui io poi non sono tornato soltanto, cioè, marginalmente, ma ecco, cioè, ti rassicuro, cioè, non per no, cioè, mia scusa, che allora le fonti, ho usato quelle, no, che erano disponibili, con certi lati molto positivi, perché allora non esisteva quella follia della privacy, cioè, quindi ho potuto accedere a tutti i dati delle anagrafi, cioè con le cause di morte che oggi sono
assolutamente inaccessibili a chi fa un lavoro di ricerca. Bene, allora ci passiamo all'ultima relazione, quella di Andrea Baravelli, L'imbarazzante martirio, e Don Giovanni Minzoni e la memoria cattolica dell'omicidio. Eccoci, il salto all'indietro, giustamente, i sacerdoti coinvolti non solo nella guerra ma anche nei conflitti sociali, nei conflitti politici del nostro Stato. Andrea Baravelli è dal 2018 professore associato presso l'Università di Ferrara, ha un'attività di ricerca all'estero come visiting professor presso Sciences Po, cioè di Parigi, è membro del comitato e scientifico della Fondazione Gramsci dell'Emilia Romagna, è membro della direzione della rivista di storia contemporanea Memoria e Ricerca, e fra le sue ultime pubblicazioni proprio c'è l'affare Don Minzoni e l'omicidio, le inchieste, i processi, uscito nel 2024, sì, è recentissimo, quindi freschissimo, ancora croccante, appunto hanno fatto Noce con Veronesi, c'è nel 23, c'è Le forme del nero e Nascita e affermazione del fascismo in Emilia Romagna, e nell'anno prima, nel 2022, Le origini del fascismo in Emilia Romagna, uscito da Pendragon, che trovate anche nel nostro libro, c'è nel nostro nuovo banchetto dei libri. A te la parola. Grazie. Allora, rispetto al focus di oggi pomeriggio, io faccio un salto indietro di almeno 20 anni, mi sposto geograficamente nell'estrema parte orientale della regione e prenderò in esame il rapporto tra mondo cattolico, chiesa, quindi soggetti che non possono essere sempre sovrapponibili, e un valore che non è quello della resistenza, ma è il valore dell'antifascismo. Allora, io mi sono chiesto, è possibile dibattere delle responsabilità connesse ad un omicidio, evitando di chiedere la pronta punizione del colpevole? E allo stesso modo si può affermare che il dovere del perdono, l'abbiamo sentito più volte, il dovere del perdono deve in ogni caso prevalere sul desiderio di giustizia? Evidentemente sì, si può. A poche ore dalla terribile aggressione di Argenta, il 23 agosto 1923, quando fu aggredito Don Giovanni Minzoni e dopo un'ora morì, una lettura di questo tipo venne suggerita dal giornale dei cattolici ferraresi, La Domenica dell'Operaio, il quale scriveva: «Tutti, anche gli avversari, rendono omaggio a questa bella figura di sacerdote, di cittadino e di soldato». Don Giovanni Minzoni era medaglia d'argento al valor militare in quanto cappellano militare. Poco dopo, ritrovata qualche energia a superare la dolorosa stupefazione che li teneva, gli abitanti del paese chiudono i negozi e la chiusura è tanto generale che non uno, il più piccolo, resta aperto. In segno di protesta? No. Chi è sotto l'impressione di un acerbo dolore non protesta, non impreca, piange. La disponibilità al sacrificio, nell'accezione del martirio e della placida accettazione dell'ingiustizia, non era del resto un'inconfutabile prova dell'irriducibile e positiva diversità della comunità dei cristiani? Questo sembrerebbe la interpretazione che viene data sempre dall'operaio della Domenica dell'Operaio, il quale nel numero successivo aggiungeva: «Forse le ultime indistinte parole del martire, con la M maiuscola, furono parole di perdono. Raccogliamole noi cristiani ad invocare con esse non solo la misericordia di Dio sull'ucciso e sugli uccisori, ma ad ottenere per questo sangue innocente ingiustamente versato giorni migliori e più sereni e l'avvento del regno della bontà e dell'amore». La morte di Don Minzoni fu un'enormità che sconvolse la comunità locale. Don Giovanni Minzoni era veramente molto amato d'Argenta, era organizzatore della comunità ed era stato capace di portare a sé all'interno della parrocchia anche famiglie che non avevano mai frequentato la parrocchia. E come dimostra l'iniziale rimissività delle camicie nere, innervosì non poco la politica. Non potendo rischiare che si innescasse un'ondata emotiva di sdegno, potenzialmente in grado di intaccare il favore dell'opinione pubblica moderata, il fascismo si adoperò subito, fin dai primissimi momenti, per attenuare l'impatto di quello scandalo. La versione dei fatti che venne fatta circolare non solo banalizzava l'aggressione,
descrivendola come un atto in fondo legittimo, socialmente ormai ampiamente accettato, che qualcuno venisse bastonato ormai era la norma, soprattutto nel ferrarese del 1923, ma insistette sull'assoluta imprevedibilità del tragico epilogo. Come potevano sapere i bastonatori, recitava il sottotesto del discorso ufficiale fascista, della singolare fragilità del cranio dell'arciprete? Gli stessi fascisti sapevano però bene che il rischio era grosso, perché questa volta a cadere sotto i colpi del manganello non era un bracciante come tante altre volte, sul cui cadavere avrebbe pianto probabilmente la sola famiglia d'origine. A cadere questa volta era stato un prete, che la medaglia d'argento appuntata sulla tonaca non permetteva di descrivere come si era soliti fare con le decine di capilega che cadevano vittime delle squadristi, quale pericoloso disfattista, facinoroso e nemico della patria. La consapevolezza di quanto quel cadavere fosse pericoloso era infatti assolutamente generale nelle ore immediatamente successive alla morte. Lo comprendeva talmente bene Augusto Maran, che è il capo del fascismo argentano locale, probabilmente l'organizzatore dell'aggressione, lo comprendeva così bene da cercare in maniera affannosa, fin dalle prime ore, una qualsiasi copertura da parte dei superiori. E lo capiva perfettamente anche Italo Balbo, che prese subito a tessere la trama dell'intimidazione e del depistaggio. Non passano che poche ore e Italo Balbo si mette in moto per intimidire i possibili testimoni e per inquinare le prove con tutta una serie di voci che vengono sparse ad arte sulla moralità dell'arciprete. A Monsignor Lega, arcivescovo di Ravenna, arrivarono pure le pronte e rassicuranti parole di Mussolini, il quale fece telegrafò al prefetto di Ravenna, il quale si recò in arcidiocesi a parlare, a portare direttamente il dolore del Presidente del Consiglio per la morte. Il governo intende rintracciare ed arrestare i colpevoli senza riguardo alla qualità delle persone. In questo alle qualità della persona ci sta tutto. Mussolini sa già che nella qualità delle persone ci sono delle camicie nere. Insomma, deciso a salvaguardare l'intesa da poco raggiunta col Vaticano, il fascismo, consapevole che le indagini stavano indirizzandosi sulle camicie nere locali, pareva disposto a compiere qualsiasi sacrificio. Le gerarchie ecclesiastiche però non chiedevano tanto. A differenza del clerico fascismo di un Giovanni Grosoli Pironi, che era la personalità più importante del movimento cattolico ferrarese, oltre che a capo del trust giornalistico dei giornali per l'appunto cattolici, queste ultime non nutrivano infatti alcune illusioni circa la possibilità di riconquistare al cattolicesimo il paese. Riconoscendo però l'estrema pragmaticità di Mussolini, queste stesse gerarchie ecclesiastiche avevano da tempo preso a muoversi in maniera tattica, carezzando la possibilità di modificare una concessione dietro l'altra la matrice laica della costruzione risorgimentale. Una volta scelta questa strada, la strenua opposizione al fascismo, cociutamente condotta dal cattolicesimo democratico, non solo appariva loro priva di respiro e di possibilità, ma di fatto era considerata come una fonte di intralcio e di imbarazzo. A dimostrazione di ciò è il comportamento dell'Avvenire d'Italia, giornale cattolico di Bologna, il quale proprio in quelle settimane stava passando da un atteggiamento di cauto appoggio al Partito Popolare a un più deciso sostegno alla linea della pacificazione ad ogni costo, che nei fatti coincide con l'abbandono del Partito Popolare e delle battaglie del Partito Popolare stesso. Nel clima di totale adesione alla politica governativa che seguiva la drammatica crisi del mese di luglio, quando cioè si frantumò l'unità del Partito Popolare e Don Sturzo fu costretto a dimettersi da segretario, la notizia dell'uccisione di Don Minzoni pareva insomma infastidire assai più che indignare. Così, anche se nessuno si azzardava a negare il movente politico del delitto, quest'ultimo era costantemente descritto, oltre che come un inevitabile esito del clima avvelenato in cui il paese era precipitato, come la scellerata decisione di un qualche esagitato, senza indicare da dove provenisse questa esagitazione. Non venne cioè mai suggerita la possibilità che l'aggressione potesse essere stata messa a punto coerentemente con la strategia fascista di controllo della società, da un soggetto collettivo, e neppure si accennava la responsabilità, sia pur indiretta, dei più autorevoli esponenti del partito fascista. Da qui il paradosso. Benché fosse stato sicuramente una camicia nera a uccidere Don Minzoni,
Sui giornali cattolici, con l'unica eccezione significativa del Popolo di Giuseppe Donati, sui giornali cattolici si diede ampio spazio alla deplorazione delle autorità fasciste e alle loro profferte di collaborazione nelle indagini. Del resto, la tesi del giornale bolognese era su questo punto molto esplicita. Don Minzoni, e cito, è morto sulla breccia da buon soldato, non per avere fatto bene o male della politica, giammai, aggiungerei io, ma per aver difeso, spesso con molto virile coraggio, sempre con cristiana fermezza, il suo diritto ad educare generosamente la gioventù e il popolo argentano. A causare il martirio, quindi, non era stato l'impegno politico del sacerdote, che in quei giorni aveva per la prima volta preso la testa del Partito Popolare e aveva fatto per la prima volta l'abbonamento al popolo, quindi in qualche modo indicando la sua volontà di prendere posizione, ma l'odio antireligioso di un qualche esagitato. Si trattava di un evidentemente di un ipocrita inganna, anche perché non si poteva ignorare che da settimane il clero del Ferrarese era sottoposto a una durissima campagna di intimidazione e di aggressione. Rispetto a queste violenze, così come accadrà con il diritto di Argenta, la curia estense si era dimostrata tuttavia del tutto inerte. Se tale passività può essere compresa dal momento che il movimento cattolico ferrarese si contraddistingueva per l'orientamento spiccatamente conservatore e filofascista, maggiore perplessità suscita il comportamento omissivo dell'arcivescovo di Ravenna. Argenta è un comune che sta amministrativamente all'interno della provincia di Ferrara, ma dal punto di vista dell'arcidiocesi rientra all'interno di quella di Ravenna. Succeduto a Monsignor Morganti nel dicembre del 1921, Antonio Lega era infatti conosciuto, oltre che per la misura e la prudenza, per la scelta di non abbracciare in maniera entusiastica la novità fascista. Certo, come molti altri vescovi romagnoli, faticava a comprendere l'esosità del prezzo che la Chiesa, in cambio della pace religiosa e sociale, avrebbe poi dovuto pagare al nuovo ordine in camicia nera. Ma non si può dire che nei riguardi del fascismo provasse alcun tipo di afflato o di vicinanza. Da qui lo sconcerto di molti per la passività dimostrata in quei terribili giorni. Al di là del telegramma di protesta inviato a Mussolini, nel quale, pur insistendo sullo sconcerto che quella feroce soppressione aveva prodotto, si evitava di puntare con decisione il dito sulla responsabilità fascista, Monsignor Lega evitò ogni sovraesposizione. Non solo disertò i funerali svoltosi a Ravenna, limitandosi a inviare quale personale rappresentante Monsignor Paolo Peppi, ma promosse un'inchiesta diocesana molto sbrigativa e insolitamente breve. Tutto ciò pone degli interrogativi. È sufficiente il dato caratteriale della prudenza per giustificare la resa, di fatto, cos'altro si può identificare come resa, del vicario di Cristo allo scandalo di questo assassinio? E allo stesso modo è accettabile quale giustificazione per questo comportamento omissivo il fatto che fosse sua intenzione promuovere, in sintonia con le chiare indicazioni che giungevano dall'Oltretevere, un'idea di agire del mondo che non contrapponesse l'essere fedeli all'essere cittadini? A determinare la scelta di basso profilo, io penso che in realtà fosse qualcos'altro. Assai più che una scelta di indirizzo clerico fascista, si trattò di una decisione presa per proteggere i molto apertamente schierati con il popolarismo sturziano. A Ravenna, nell'arcidiocesi di Ravenna, l'esperienza del murrismo aveva fatto presa. Alcune delle personalità più importanti del movimento cattolico e della curia stessa ravennate erano fortemente impegnate col Partito Popolare, fortemente impegnate col cattolicesimo democratico. Ben consapevole, anche per la vicinanza del fratello Michele Lega, al pontefice, dell'orientamento della curia romana, Monsignor Lega non poteva infatti non sapere che un atteggiamento di ferma condanna dei metodi fascisti avrebbe potuto rimanere privo della fondamentale copertura vaticana, con evidenti rischi di rappresaglia governativa che a quel punto si sarebbe abbattuto sulle strutture cattoliche più combattive, a partire dal settimanale Il Romagnolo, che era diretto da Don Giuseppe San Giorgi, il padre spirituale di fatto di Don Minzoni. Insomma, interpretando le preoccupazioni del pontefice sulla falsariga dell'esperienza democratica dei cattolici ravennati, Monsignor Lega può aver ritenuto opportuno disinnescare ogni possibile motivo di contrasto con il fascismo.
Il clima era del resto accesissimo, tanto da costringere a una scelta molto oculata delle parole. Erano infatti bastate poche ore per dissipare l'incertezza fascista, che aveva presto preso di nuovo a utilizzare atteggiamenti molto provocatori e atteggiamenti aggressivi, quelli di sempre. Commentando le affermazioni della Santa Milizia, il giornale fascista di Ravenna, che criticava il manifesto fatto affiggere in occasione dei funerali dalla giunta diocesana delle associazioni cattoliche, accusato a parere della Santa Milizia di fomentare il desiderio di vendetta, il giornale dei cattolici ravennati fu costretto a precisare circa il manifesto della giunta diocesana, che nulla a che vedere con l'autorità ecclesiastica. Ci permettiamo osservare che lo stensore della lettera non ne ha davvero compreso il significato. Il Dio invocato come uno vendicatore? Ma dove? Se l'invocare la giustizia di Dio, nel senso che essa si compia facendo sì che argenta, mercè il sangue del martire, viva un domani più cristiano, è cosa anticristiana, noi domandiamo al firmatario della lettera di illuminarci su quella che è l'essenza e su quello che è lo spirito del cristianesimo. Che la preoccupazione principale fosse quella di non provocare il fascismo, evitando pericolose tensioni e possibili polemiche, è in qualche modo dimostrata anche dal comportamento tenuto dall'arcivescovo Lega un paio di anni dopo, quando si diffuse nel corso del processo tenuto a Ferrara sull'omicidio Don Minzoni nel 1925, si diffuse la voce dell'esistenza di prove su una presunta relazione amorosa intrattenuta da Don Giovanni Minzoni. Prodotto diretto del depistaggio messo in campo immediatamente, nelle ore immediatamente successive all'omicidio di Italo Balbo, la diceria, che la relazione del medico legale tra l'altro si era già incaricato di stroncare, era stata prima recuperata nel corso del processo dell'aprile 1925 e poi con clamore rilanciata con l'evidente scopo di discolpare da ogni addebito il generalissimo da parte dei giornali fascisti. Molto preoccupato dal tono assunto dalla campagna di stampa, a quel punto Monsignor Lega convocò Don Leandro Cavallazzi, figura dir poco equivoca truffaldina, davvero ne combina di tutti i colori, questo ovunque va, arciprete di Boccaleone e principale responsabile dell'ambiguità che stava creandosi attorno alla malevolenza. Non solo lo convocò per chiedergli che smentisse ufficialmente sulla stampa, ma poi chiese all'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Francesco Rossi, di adoperarsi per concordare un incontro privato con Italo Balbo che permettesse di giungere a una definitiva composizione dello scontro. Siamo quindi a una prima conclusione. La mancata reazione della Chiesa allo scandalo dell'uccisione di Don Minzoni fu la conseguenza sia della scelta sistemica fatta dal Vaticano, indisponibile a sacrificare l'obiettivo dell'accordo politico con Mussolini, sia della capacità del fascismo di produrre una insostenibile pressione intimidatoria nei confronti delle autorità ecclesiastiche locali. E fu così che, anche al fine di non dividersi ulteriormente, un po' tutte le voci del mondo cattolico preferirono a quel punto insistere sullo zelo sacerdotale di Don Minzoni e sulle sue benevolenze patriottiche, senza avanzare accuse e senza insistere troppo sul carattere politico dell'accaduto. Il terreno sul quale si misurò l'imbarazzo cattolico fu però soprattutto quello della memoria. Lo si coglie già nel 1924, quando l'immagine di Don Minzoni finì per sovrapporsi a quella di Giacomo Matteotti. Se la prima a istituire un legame tra le due vicende fu la giustizia, chiedendosi in particolare se Americo Dumini avesse avuto una qualche responsabilità anche nell'uccisione di Don Minzoni, toccò però al popolo di Giuseppe Donati chiarire che l'arciprete era stato vittima politica della stessa politica che incitò e armò gli assassini dell'onorevole Matteotti. Fu il popolo, di fatto, insieme alla voce repubblicana, insieme alla giustizia, insieme al mondo di Amendola, a costruire nel pieno della crisi aventiniana un rapporto strettissimo, un nesso strettissimo tra i due martiri, tra il martire laico e socialista e il martire cattolico. Non vi era però alcuna possibilità, come dimostrato dalla contemporanea costituzione del Centro Nazionale Italiano, che si potesse allora produrre un ricompattamento della variegata galassia cattolica. Al contrario,
Proprio la ripresa dell'argomento antifascista, che il ritrovamento del cadavere di Matteotti pareva poter spingere fino alle soglie della crisi di governo Mussolini, motivò l'intervento diretto delle gerarchie vaticane. Il martirio di Don Minzoni, come dimostrato dal seguente brano del Romagnolo di Ravenna, doveva cioè essere spogliato da ogni connotazione politica. Scrive nell'anniversario della morte, il primo anniversario della morte di Don Minzoni, per l'appunto il Romagnolo: Don Giovanni Minzoni bisogna gridarlo ben alto e ben forte, perché lo intendono non solo gli avversari, ma anche certi amici che tanto potrebbero apprendere dal concetto che della sua missione pastorale egli aveva. Non ha mai fatto della politica, assolutamente mai. Egli ha agito entro la cerchia di quelle che sono le branche di organizzazione dell'Azione Cattolica. La politica di Don Minzoni era la politica del Vangelo, quella politica per cui la Chiesa ebbe i primi martiri e i primi eroi, quella politica per cui Cristo morì crocifisso, politica di rinunzie, politica di abnegazione, politica di dedizione. Questa e nient'altro che questa. A contestare la voce ufficiale della Chiesa, che interpretando la richiesta di giustizia alla stregua di un appello alla vendetta richiamava i cristiani al dovere del perdono, furono pochi. Tra questi possiamo ricordare il già citato Giuseppe Donati, direttore del Popolo, e Alessandro Brenci, deputato popolare e medaglia d'oro al valor militare. Furono le ultime, perché dall'anno successivo, dal 1925, non si sarebbe tenuta più nessuna commemorazione. A tenere vivo il flebile ricordo del sacrificio di Don Minzoni sarebbe stata soprattutto la pietà degli amici più cari, che prontamente segnalati dalla questura tutti gli anni, il 23 agosto, si ritrovavano sulla tomba di Don Minzoni a portare qualche fiore. Per assistere al ritorno di Don Minzoni sulla scena politica italiana dobbiamo aspettare il 1943, quando cioè Giuseppe Spataro, segretario della Democrazia Cristiana, chiese agli amici di organizzare, ovunque fosse possibile, solenni commemorazioni. La più importante, tenuta a Roma presso la chiesa di Sant'Eustachio, vide la partecipazione dei massimi esponenti del laicato cattolico, due per tutti, De Gasperi e Giulio Andreotti. Tutto ciò non piacque però al Vaticano, che sull'Osservatore Romano commentò in maniera molto sbrigativa l'evento. E soprattutto il giornale ribadì con forza che Don Minzoni doveva essere considerato semplicemente e unicamente come vittima del suo zelo sacerdotale. Ma la Democrazia Cristiana non arretrò, lo dimostra la decisione di pubblicare due anni dopo, 1945, un significativo opuscolo. Se per un ventennio Don Minzoni era stato rappresentato come l'agnello di Dio, ora lo si descriveva, oltre che quale fondamentale elemento di aggregazione delle forze antifasciste, come necessaria forza di pacificazione del paese dopo la guerra civile. Mi ritrovo molto nelle cose che sono state dette prima, come la Democrazia Cristiana interpreta il ruolo dei martiri nel presente. Si legga anche solo un brano per comprendere quale fosse il taglio dell'opuscolo. La Democrazia Cristiana, che ha nel programma quei postulati morali e sociali che improntarono la vita e l'opera di Don Giovanni Minzoni, esaltandone oggi la memoria, ne vuole raccogliere il monito, che non è di vendetta, ma di pacificazione, che non è di odio, ma di fraternità, che non è di lotta, ma di cooperazione, che non è di violenza, ma di giustizia. E questo monito rivolge agli uomini di tutti i partiti, perché le energie sane della patria lacerata cooperino alla comune salvezza. Era il segnale dell'aprirsi di una nuova stagione del ricordo, che si sarebbe caratterizzata da un più deciso riconoscimento del valore democratico e antifascista del martirio manzoniano. In un'epoca dominata dalla polemica anticomunista, l'arciprete di Argenta si stagliava quale eroe, come avrebbe detto il senatore Tupini nel discorso celebrativo fatto nel settembre del 62, come eroe del campo politico impegnato nella difesa della libertà. Nel cinquantenario della morte si assistette a un aggiornamento del valore attribuito alla figura del martire. Mentre Mario Scelba ribadiva con forza il valore anzitutto democratico dell'esperienza di Don Minzoni, ricordiamoci Scelba in quel preciso, alcune settimane prima, aveva sciolto Potere Operaio, quindi come dire, la figura di Don Minzoni gli serviva come espressione della necessità di salvaguardare la libertà ad ogni costo. Il presidente Giovanni Leone insistette sull'alto valore di una figura che intrecciava, all'interno di una visione moderata e fortemente legalitaria, i valori patriottici e quelli antifascisti. Si aggiunge qualcosa in più, Don Minzoni è anche la medaglia d'argento al valor militare.
Quindi non è soltanto l'antifascista, non è soltanto il pacificatore, non è soltanto colui che mette insieme le diverse anime della patria che deve trovare una via comune, ma è anche una persona che ha inteso profondamente il senso della patria. Riferendosi allo sceneggiato televisivo Delitto di regime, il caso Don Minzoni, Andreotti in quella stessa occasione scrisse che la figura di Don Minzoni rappresentava un punto di riferimento ideale per chi avesse a cuore l'ordine democratico. Certi particolari dell'intrepida vita e della morte gloriosa di Don Minzoni, scriveva Andreotti, sono di tremenda attualità. Esplosivi e latte di benzina, si parla evidentemente del 68, imboscate e minacce, lusinghe e calunnie, potremmo dire agnosco vetris vestigia flamme. La violenza, se non è combattuta quando è ancora un piccolo germe malefico, è fatalmente destinata a prevalere sulla tranquillità, sulla tranquilla vita dei cittadini. Don Minzoni invita, vorrei dire obbliga, a opporsi tempestivamente e senza paura a ogni pericolo di dittatura. Essenziale è che questa volta i partiti della violenza non abbiano a prevalere. Benché più ampiamente diffusa perché proveniente dai vertici del partito, questa interpretazione della lezione offerta da Don Minzoni non fu da tutti condivisa. Negli ambienti della sinistra democristiana si fece infatti notare come l'esempio dato offerto da Don Minzoni fosse incompatibile con il vario perbenismo del mondo cattolico ufficiale, il quale, cito, oggi come ieri, è sempre pronto a legarsi ai potenti del momento e a scegliere la via degli accordi di vertici e di gestione del potere. All'indomani delle celebrazioni per il cinquantenario, il nome di Don Minzoni rientrò nell'oblio. Di lui non si parlò più, almeno fino all'importante Convegno Nazionale di Studi di Ravenna del 1983, il quale non solo approfondì la conoscenza storica degli eventi accaduti, ma si mosse nel senso del migliore insegnamento del pensiero cattolico democratico di cui Don Minzoni era evidentemente il simbolo nell'alveo della storia nazionale repubblicana. A tale lettura si prestò il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale in quell'occasione scrisse: «Nella figura del coraggioso parroco di Argenta si riassume il meglio delle tradizioni ideali e politiche nelle quali il movimento cattolico italiano affonda le sue radici genuinamente popolari. Con la sua stessa vita Don Minzoni testimoniò, in perfetta aderenza all'insegnamento evangelico e in profonda fedeltà alla propria missione di pastore, la fede democratica e l'ansia di giustizia che ispirava i lavoratori cristiani e rinsaldava la mimosa resistenza alla lotta che l'intero movimento antifascista andava opponendo all'incombente tirannide. Il patrimonio ideale di cui Don Minzoni e tanti altri esponenti cattolico-democratici si sono resi assertori forma dunque, a pieno diritto, parte integrante della nostra storia, al pari di altre tradizioni e contributi. Esso vive oggi e fruttifica nella Costituzione repubblicana». A riequilibrare tra lettura, insistendo sul valore nuovamente esclusivamente religioso del sacrificio, sempre nella stessa occasione ci pensava il messaggio di Giovanni Paolo II. Il pontefice non sarebbe però sfuggito al pontefice, lo stesso pontefice non sarebbe però sfuggito al fascino dell'uso politico della memoria dell'arciprete ucciso, perché fece un riferimento al fatto che era appena crollato il muro di Berlino. All'indomani del crollo del muro di Berlino, lo stesso Giovanni Paolo II affermò che Don Minzoni doveva essere considerato come il simbolo dei preti uccisi in nome dell'amore di Cristo e dei fratelli, dai fautori delle ideologie totalitarie e neopagane del Novecento. Vado a concludere, faccio la sintesi. Per tracciare una sintesi del complesso rapporto tra memoria del martirio e uso politico dello stesso martirio, possiamo notare come, con l'eccezione del ventennio, quando la censura fascista fece calare il silenzio più profondo e più completo sulla vicenda, la figura dell'arciprete di Argenta, pur risentendo delle diverse stagioni della politica nazionale, è stata regolarmente rievocata. Tre sono gli elementi di fondo della continua rilettura a cui quella morte è stata sottoposta. Il primo è la tendenza dei diversi attori a sottolineare gli aspetti della vicenda più vicini agli interessi e agli obiettivi dei cultori della memoria. Cioè lo si tira dove, da che parte si vuole, sostanzialmente. No? È talmente polisemico che può essere usato un po' come meglio aggrada. Il secondo è il carattere intermittente della memoria. Don Minzoni, infatti, è passato dalla condizione di icona della minoranza antifascista del cattolicesimo al ventennale silenzio.
In seguito, dopo una fase di intenso uso della memoria ai fini di legittimazione delle politiche di governo, si è progressivamente affermato in un più generale riconoscimento da parte delle massime autorità dello Stato e della Chiesa del valore sistemico di quell'esempio. Il terzo elemento riguarda poi la capacità della memoria di Don Minzoni di evidenziare l'ambiguità intessuta di rimozioni e smemoratezza dell'atteggiamento cattolico nei confronti del fascismo. In questo senso si tratta davvero di un imbarazzante martirio, il quale, condizionato dall'interesse superiore, come l'ha chiamato Lucia Ceci del Vaticano, avrebbe favorito la diffusione nel dopoguerra di letture molto selettive della storia recente del paese. Da questo punto di vista si può dire che dopo le prime aperture di Papa Giovanni Paolo II, l'odierna decisione di avviare il percorso di beatificazione, con la conseguente disponibilità a sostenere un più ampio progetto di lettura storiografica, si configura come un indice di una, a mio parere, inedita volontà della Chiesa di impostare su basi nuove il fin qui difficile rapporto con la storia di Don Giovanni Minzoni. Grazie. Bene, siamo arrivati anche all'ultimo relatore. Io invito Alessandro Sant'Agata a venire qui. Ovviamente non tiriamo nessuna conclusione, ma era per salutare insieme, certo. Almeno c'è la cosa fatta da oggi. Gli elementi sono stati veramente tanti e molto veramente arricchenti, come si dice, anche le ultime cose dette da Baravelli. Cioè, ci confermano anche della necessità del lungo periodo della riflessione. Bello quando lui parla dell'imbarazzante silenzio. In effetti uno vuol dire, io che non, come dire, no, cioè non avevo, non ci ho approfondito, no, no, questo tema, no, pensavamo che su Don Minzoni invece ci fosse tutta una serie di, e invece no, ecco, quindi no, come noto le assenze spesso dicono più, no, cioè delle presenze. Quindi come già detto agli autori, ma c'è anche no, confermato, è nostra intenzione arrivare alla pubblicazione degli atti nel numero di ottobre, cioè di Ricerche Storiche. C'è un impegno che posso prendere, visto che il direttore sono io, quindi fino qui non posso dirvelo, e credo che sia veramente, no, ci sarà un numero importante, no, cioè delle riviste, perché attraversa tutta una serie di questioni che sono sempre al centro del nostro interesse come istituto e come RS, no, Ricerche Storiche. Sì. Prego Alessandro. No, solo per anch'io per ringraziare, la sessione pomeridiana è stata veramente molto interessante, quindi sono convinto che verrà un numero importante della rivista. Mi ero anche preso tanti appunti che in un'altra sede discuteremo insieme, ma è per dire che ero, insomma, che mi ha colpito molto. Vorrei chiudere ringraziando anch'io, non avendolo fatto prima, Mirko Carrattieri, perché è stato preziosissimo. Purtroppo oggi non poteva essere qua perché avevo un altro impegno, ma è giusto assolutamente ringraziarlo, ringraziare tutti voi di questa bella giornata, e quindi a risentirci presto. Grazie. Grazie ancora a tutti.